La dignità, la qualità più nobile e intrinseca di ogni essere umano, e allo stesso tempo la più sfocata, perché esiste solo quando un altro la riconosce. È il pilastro della civiltà, il fondamento dei diritti, ma spesso è degradata. Quando un essere umano in ogni dove è privato del necessario per vivere e crescere, Ecco perché nel mondo il lavoro dei missionari in tutte le forme dell'evangelizzazione e della promozione umana trova nel restituire dignità la sua migliore sintesi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Benedice il Signore, animami. anima mia il Signore è buono e pietoso lento all'ira e grande nell'amor non conserva in eterno il suo segno e la sua ira verso i nostri peccati Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue vie d'Israele, le sue grandi opere. Signore, anima mia. Dal libro della Genesi. E Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Poi Dio disse: Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui ha il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona, e fu sera, e fu mattina, sesto giorno. Preghiamo il Salmo 8 in forma dialogata, ci alterniamo con una voce solista. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Sì, Signore. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? e tutto ciò che di positivo. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i Suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra». In questi ultimi due millenni di cristianesimo innumerevoli popoli hanno ricevuto la grazia della fede, l'hanno fatta fiorire nella loro vita quotidiana e l'hanno trasmessa secondo le modalità culturali loro proprie. Quando una comunità accoglie l'annuncio della salvezza, lo Spirito Santo ne feconda la cultura, con la forza trasformante del Vangelo. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, <coughs> ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il nome tuo nome. Signore, che hai creato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, sostieni il cammino di ogni tua creatura affinché sia sempre riconosciuta nei suoi diritti e promossa nella sua dignità, per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesita Señor, tendré mis manos sin cansancio. tu estaría entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde. En marcha cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesitan Necessite, miscalas de vivere, donde falte la speranza, donde falte l'allegria, semplicemente per non saper de te. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie di essere presenti a questo 98 convegno, Don Massimiliano poco fa mi diceva cosa succederà allora tra due anni, vedremo, non lo so. Grazie per essere qui in un'assemblea molto composita. La presento innanzitutto ai nostri due relatori, Don Massimiliano e Andrea che poi vi presenterò. Sono qui presenti i gruppi missionari, sostanzialmente con i loro responsabili e qualche sacerdote referente, ma sono presenti anche un gruppo di giovani, all'incirca una sessantina 65 sono che quest'estate partiranno per un'esperienza in missione È questo uno degli appuntamenti che abbiamo per la loro formazione e li mettiamo sempre insieme nel convegno perché c'è in questo caso la possibilità di incontrare chi già da tempo frequenta il centro missionario conosce l'ambito delle missioni e chi si affaccia, magari per un'esperienza semplicemente, magari per interesse, magari per approfondire alcune tematiche legate alla questione della missione. Come vogliamo fare quest'anno, quest'oggi in questo convegno? L'anno scorso ricordate, per chi c'era, era stata l'occasione per celebrare il sessantesimo, per vedere alcuni brani. Del film che abbiamo prodotto sulla Bolivia e vi annuncio già che per gli anni prossimi, gli altri anniversari si eh, prenderanno la possibilità di mostrarci altre missioni, Costa d'Avorio e Cuba. Quest'anno abbiamo voluto fare un po' una pausa rispetto ai nostre, alle nostre missioni e approfondire un tema, il tema della dignità. Questo tema ci aveva un po' solleticato alcuni anni fa quando eravamo ancora qui, non in questa sala, ma. Un giovane facendo la sua testimonianza in occasione del convegno ci aveva detto: Ecco, per me il missionario. Un ragazzo che aveva fatto due anni in missione: per me il missionario è un po' come Gesù, come Gesù a Emmaus, ma è anche colui che deve restituire dignità. È partita da lì una riflessione all'interno del centro missionario che ci ha portato a produrre una vera e propria mostra in collaborazione con uno dei gruppi missionari e poi ci siamo detti ma perché non riflettiamo su questo quest'anno in modo particolare nel nostro convegno? E così è nata l'idea di quest'anno. Con due primi interventi li chiameremmo di fondo e poi tre interventi di testimonianze di chi... Ha fatto l'esperienza di missione e in diversi campi ha provato a realizzare questa cosa qui. E allora abbiamo chiesto a Don Massimiliano che è un. Amico di antica data, nel senso che abbiamo convissuto alcuni anni insieme al seminario Lombardo, è uno studioso di Bibbia, è dottore in Bibbia al Pontificio Istituto, al, sì, al Pontificio, al Biblico, e già ormai da alcuni anni. E oggi insegna, è in facoltà teologica a Milano, insegna sia in seminario che anche a Como. Abbiamo chiesto a lui, abbiamo fidato questa, così, questo tema. Parlaci del tema della dignità attraverso il testo biblico e così a partire dal brano che ci ha introdotto anche nella preghiera ci aiuterà a capire come il testo biblico ci parla di questo tema. Buon ascolto. Bene, buon pomeriggio a tutti. Beh, ringrazio anch'io dell'invito, della bella occasione di poter partecipare a questo convegno e poter condividere qualche riflessione un po' su questo che Insomma, come dire, è, è uno dei pilastri, mi pare di poter dire così, della, della letteratura biblica, cioè il tema della dignità dell'uomo può essere considerato uno dei grandi temi su cui la Bibbia si regge, magari detto in altri modi, ma sostanzialmente la questione è un po' questa. Quindi vi ringrazio di questa opportunità. Allora, provando in questa mezz'oretta, in questo primo intervento, a indagare questo tema, metteremo a fuoco due cose. Uh, voglio organizzare un po' questo incontro, questo intervento in due momenti. Anzitutto, il dettato di Genesi, come ricordava anche Massimo, adesso, il testo che ha accompagnato anche la nostra preghiera. Quel testo che nel definire eh, questo tratto costitutivo dell'essere umano ha inventato un'espressione che poi ha fatto scuola, cioè l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio nel versetto 26 del primo capitolo. Cioè cercheremo di capire che cosa fa dell'uomo un uomo secondo l'autore della Genesi. Poi in un secondo momento, che ci prenderà un pochettino più di tempo, si proverà a studiare questa condizione singolare dell'uomo biblico prendendo come caso esemplare e suggestivo quello della profezia di Israele. Perché la figura del profeta, potremmo dire così, appare nella Bibbia come realizzazione autentica e anche drammatica, a dire la verità, della vocazione dell'uomo ad essere interlocutore di Dio, ad essere suo partner. Perché per la Bibbia la dignità dell'uomo sta in questo la possibilità che l'uomo ha di essere interlocutore di Dio. Allora cominciamo a considerare un po' il testo di Genesi 1. Sapete che il brano che abbiamo letto, che ha accompagnato la nostra preghiera, è inserito nella prima sezione del libro della Genesi, i primi undici capitoli, che di solito sono chiamati Creazione e Diluvio, dove l'autore biblico vuole presentare il valore della storia di sempre. Quindi la nostra storia anche, eh? una storia che è segnata dal progetto sapiente di comunione di Dio, ma che è anche ferita dal male e dal peccato. E il testo, non stiamo a riprenderlo perché l'abbiamo già ascoltato, è quello che avete lì dai versetti 26 a 31. Ecco, qui vorrei soffermarmi su alcune espressioni un po' caratteristiche di questo brano che ci aiutano a capire quale idea ha l'autore di Genesi quando si parla di questa questione della dignità dell'uomo. Siamo nel sesto giorno, come si ascolta proprio alla fine del testo, eh, questa è la seconda opera del sesto giorno, l'umanità. E potremmo definirlo un po' così, l'umanità è un po' il vertice incompiuto della creazione, potremmo dire così, il vertice, perché certamente questa è l'ultima, la più sublime delle creature di Dio, però è anche un vertice incompiuto, questo noi lo capiamo poco, gli ebrei questo lo intuiscono in modo molto più facile di noi. Una cosa che è creata nel sesto giorno vuol dire che è qualcosa ancora di incompleto. Sei è il numero della incompiutezza a differenza del 7, se ci pensate, no? che è il numero che invece dice la pienezza, la pienezza della settimana. Quindi già il fatto che la creazione dell'umanità sia collocata in questo giorno dice già qualcosa. Eh? Ma soprattutto perché l'umanità è vertice incompiuto? Per una ragione molto semplice, perché bisogna aspettare che l'umanità si decida con la propria libertà rispetto al progetto di Dio. L'umanità può compiersi soltanto rispondendo sì all'offerta di alleanza di Dio. Allora in attesa che questa libertà si determini, che questa libertà si decida, si deve parlare di un vertice, ma di un vertice che è ancora incompiuto, se vogliamo, in attesa ancora di questa risposta. Ci sono alcune particolarità del testo che ehm, l'autore di Genesi introduce solo qui rispetto a tutto il resto del racconto, ma uno di questi mi pare più significativo, cioè che la creazione dell'umanità non avviene soltanto tramite un comando e un'azione di Dio. Dio disse sia la luce e la luce fu, per esempio. Eh? Ma di questo specifico atto di creazione è riportato tutto il processo decisionale da parte del creatore. Cioè, come a dire, prima si va a guardare il pensiero di Dio, l'intenzione di Dio nel dar vita a questa opera e poi, come tutte le altre, si descrive il momento in cui l'umanità viene creata. Allora, soffermiamoci un momento su questo, eh? perché da questo punto di vista possiamo dire che l'autore di Genesi vuole spiegare l'importanza di questo momento finale della settimana della creazione raccontandolo così. Questo eh, dialogo di Dio tra sé e sé, diciamo, da quali elementi è costituito? Anzitutto troviamo questo verbo al plurale, facciamo l'uomo, dice il Signore. E forse la spiegazione migliore è quella di parlare qui di un plurale di decisione che nella Bibbia si trova anche altre volte e che dice l'importanza di quel momento. A dire, quando il soggetto si trova a dover prendere una decisione importante, usa il plurale, non è semplicemente un plurale maiestatis, come diciamo noi no? quando uno parla di se stesso usando il plurale, è proprio un plurale di decisione che dice il peso di ciò che Dio sta per fare. Facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Qui si trovano due parole che lì vi ho messo un po' in rilievo, due termini da un certo punto di vista sinonimici, che vogliono esprimere che cosa? Vogliono esprimere questa idea: che tra Dio e l'uomo c'è una certa similitudine, una certa somiglianza, o, detto meglio, una possibilità di sintonia, una possibilità di dialogo. Don Borgonovo, che è un nostro esegeta di Milano, adesso è in Duomo a Milano, in uno dei suoi libri sul Pentateuco, visto che lui ha studiato soprattutto il Pentateuco, scrive così proprio a proposito di questa espressione. Il simbolo dell'immagine e somiglianza non vuole esprimere anzitutto una dimensione particolare dell'essere umano. La domanda corretta davanti a questo testo dovrebbe essere ricercare che cosa intese fare il creatore facendo un'umanità in qualche modo simile a lui. E la risposta qual è? Che Dio volle creare un tu, qualcuno con cui potesse entrare in relazione. Dio ha posto in essere una creatura che potesse rispondergli, una creatura libera che potesse essere suo interlocutore capite? Allora, questa è la grande vocazione dell'uomo e quindi anche la sua dignità. L'uomo può essere definito immagine di Dio perché interlocutore e partner potenziale, abbiamo detto bisogna aspettare che l'uomo si decida, che la libertà dell'uomo si determini di Dio. C'è cioè una creatura che è capace di ascoltare e di entrare in relazione con lui, una creatura che è chiamata per grazia e in libertà ad essere il tu di Dio. E questa cosa già la vediamo nello stesso racconto di creazione, anche se non c'è ancora la risposta dell'uomo, ma l'offerta di Dio è già posta. Perché quel passaggio, questo passaggio, si conclude così, dicendo: E Dio disse loro. Fino a questo momento Dio ha parlato ma senza rivolgersi precisamente a un interlocutore. Qui invece trova finalmente qualcuno con cui parlare, qualcuno a cui rivolgere la parola e da cui attendere una risposta. Ecco, questo mi sembra un po', se vogliamo, in estrema sintesi, il modo attraverso cui l'autore di Genesi vuole esprimere la grande dignità teologica, eh, potremmo proprio dire, dell'umanità. Chiudo un po' questa prima parte facendomi aiutare dal Papa Benedetto nella sua enciclica Verbum Domini, in cui riconosce proprio in questo la dignità dell'uomo, la possibilità di entrare in dialogo con Dio. Dice così: "Attraverso diverse modalità Dio parla e viene incontro all'uomo facendosi conoscere nel dialogo". In questa visione ogni uomo appare come il destinatario della parola, interpellato e chiamato a entrare in tale dialogo d'amore con una risposta libera. Ciascuno di noi è reso così da Dio capace di ascoltare e rispondere alla divina parola. La parola di Dio rivela così la natura filiale e relazionale della nostra vita. Eh? Siamo stati creati per entrare in dialogo con il Signore. Questa è la nostra vocazione, questa è la nostra dignità. Ebbene, nel dettato biblico esiste una figura che emerge come realizzazione singolare di questa vocazione umana universale, eh? come espressione limpida della dignità. Alla quale l'uomo è chiamato come interlocutore, collaboratore, alleato di Dio, e cioè la figura del profeta, una figura che da questo punto di vista è proprio esemplare, anche nei suoi aspetti, adesso purtroppo il tempo è poco, ma eh, ci sarebbe tanto anche da dire su questo, anche nei suoi aspetti un po' più problematici. Eh? Perché questa risposta da dare a Dio l'uomo non sempre riesce a darla con facilità, anzi quasi mai. Ed è bello vedere che anche i profeti mostrano tutte queste difficoltà, mostrano tutte quelle lentezze che magari riconosciamo anche in noi. Allora, entrando un po' in questa figura, vorrei eh, così pormi un po' la domanda, ma il profeta alla fine chi è per poter poi sviscerare meglio il nostro argomento? Qui mi faccio aiutare da questo grande autore, Abram Eschel, che ha scritto un bel libro di introduzione alla profezia, il messaggio dei profeti, dove lui nel definire la figura profetica dice così, i profeti non avevano teorie o idee di Dio. Ciò che avevano era una comprensione, era una esperienza di Dio. I profeti alla fine nella Bibbia si configurano come testimoni di Dio, della sua presenza nell'uomo, nella storia, della sua sollecitudine per l'uomo. Eh? Mi sembra una bella definizione, i profeti come testimoni della presenza di Dio nella storia e della sua sollecitudine per la creazione in generale e per l'uomo in modo particolare. Gente che ha vissuto il rapporto con Dio, non gente che semplicemente ha studiato o ci ha ragionato su, gente che ha vissuto un'esperienza di incontro, potremmo dire persone che hanno vissuto questa dignità dell'uomo in quanto interlocutore di Dio giorno per giorno. Eh, che non l'hanno semplicemente pensato, ragionato o studiato, ma vissuto. Allora, se volessimo provare a dare un po' una definizione sintetica della figura del profeta per capire anche in che cosa consiste il suo ministero, potremmo dire così: che il profeta è colui che, grazie alla divina ispirazione, grazie all'aiuto dello Spirito Santo, riceve quella parola, con la P maiuscola, la parola di Dio, che interpreta la storia. Che cosa vuol dire? Quella parola che aiuta a intravedere la presenza e l'opera di Dio nella storia. Una storia che spesso è oscura, è ambigua, eh? dove è difficile riconoscere la presenza di Dio. Quante volte dalla storia si leva la domanda che trova espressione anche nei salmi. Signore, dove sei? quante volte l'uomo rivolge questa domanda, perché effettivamente riconoscere questa presenza non è sempre facile, anzi il profeta è propriamente quell'aiuto che permette alla comunità di fede di riconoscere questa presenza di Dio. E questa parola che il profeta ha ricevuto, lui la custodisce e la trasmette con il diretto coinvolgimento della sua intelligenza e del suo carisma. Personale. Il profeta è pienamente coinvolto in quest'opera di trasmissione della parola. La sua umanità è valorizzata da Dio. L'ispirazione nella tradizione ebraico-cristiana eh, insiste molto su questo aspetto, qui sarebbe interessante magari sentire anche il massimo dal punto di vista dell'Islam, perché qui è un altro aspetto, è un altro modo di vedere un po' lo stesso fenomeno, ma per la tradizione ebraico-cristiana questa cosa è fortissima, l'uomo non è messo tra parentesi nel momento dell'ispirazione, ma è pienamente valorizzato proprio nella sua umanità. E questa parola di cui il profeta si fa portatore è ciò che nutre la comunità di fede, perché la comunità di fede ha bisogno di sapere Dio dov'è e che cosa sta facendo. Lo dice bene il padre Bovatti, padre Gesuita, che è stato anche mio direttore di tesi, che su questo dice così, nella vita degli individui, come nella storia di una società, ci sono momenti nei quali si fa più acuta la percezione di un'assenza. Assenza di ideali, assenza di valori, e forse noi stiamo ancora attraversando un momento così, no? da un certo punto di vista. È in queste talvolta prolungate fasi di vuoto spirituale che si va alla ricerca di persone che irradino nelle parole e nei comportamenti la presenza della verità e del senso. La comunità di fede ha bisogno di una parola così, una parola che sappia nutrire, che sappia far intravedere un senso buono alla storia, anche magari quando questo senso pare più sfuggente. Allora il profeta aiuta a cogliere questo rendersi presente di Dio nella vicenda storica perché poi l'uomo possa disporre la propria libertà in sintonia con quella di Dio, possa dare finalmente quella risposta è eh? attesa, auspicata già nel libro della Genesi. In questo senso allora potremmo dire che il profeta diventa anche esempio di che cosa vuol dire rispondere a Dio in modo opportuno. Il profeta predica non soltanto con le parole, ma anzitutto con la vita e aiuta i suoi fratelli a capire che cosa vuol dire una volta riconosciuta questa presenza di Dio nella propria storia, poter orientare la propria libertà in sintonia. Con la libertà di Dio. Così il profeta, in virtù della vocazione che ha ricevuto, è rivestito del compito difficile, delicato, di essere strumento della rivelazione divina. La vita del profeta, la sua persona, diventano luogo di incontro storico tra la parola di Dio e la parola dell'uomo. Questa cosa la si vede molto bene in alcuni passaggi biblici, come per esempio il libro del Deuteronomio, dove si parla proprio della figura del profeta in generale, diciamo così, dove si presenta la tipologia del profeta, e si dice proprio questo. Io, il Signore, susciterò, susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò il profeta che diventa veicolo della parola di Dio, luogo dove la parola di Dio e la parola umana si incontrano. Così anche Geremia raccontando della sua vocazione. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Tutto questo ha inizio nel momento della chiamata, quando un profeta viene chiamato da Dio al ministero. Questo rappresenta per la teologia biblica un momento straordinario, del tutto singolare, quando l'irruzione di Dio nella storia personale, nella coscienza di un uomo, apre uno spazio vivente e personale di dialogo e quindi di salvezza. Ora, il fatto che la vocazione profetica sia un momento così gravido anche dal punto di vista teologico, è confermato dal fatto che nella letteratura profetica tanti racconti sono dedicati proprio al momento della vocazione. Praticamente quasi tutti i profeti hanno dentro un passaggio dove si racconta del momento della chiamata. Un esempio su tutti, un racconto molto breve ma da questo punto di vista emblematico, il profeta Amos, che sottolinea soprattutto il primato di Dio nella chiamata. Non sono io che mi sono fatto profeta, ma è qualcun altro che mi ha chiamato. Provate a sentire. Non ero profeta né figlio, discepolo di profeta. Ero un mandriano, coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, il Signore mi chiamò mentre seguivo il gregge e mi disse va, profetizza al mio popolo Israele. La chiamata del profeta avviene, per quello che possiamo capire, in un appello diretto e personale da parte di Dio, che apre uno spazio di comunicazione assolutamente unico. Un appello che determina per l'uomo, al quale viene rivolto, uno stravolgimento dell'esistenza. Possiamo usare proprio questa parola. Eh? Il profeta entra in una condizione di vita radicalmente nuova e, a dir la verità, solitaria. Eh? Lo stato di vita del profeta è uno stato del tutto inedito perché il profeta si trova a essere mediatore tra Dio e il suo popolo, come dice la parola stessa, profeta, colui che parla al posto di Dio alla comunità, ma anche colui che parla, a, come dire, a nome della comunità di fronte a Dio è proprio figura di mediazione, una mediazione che esige dal profeta una solitudine. Talvolta insostenibile, lo dice benissimo Geremia, il profeta, se mi passate il termine, più malinconico, <ride> quello un pochettino. Anche, anche Michelangelo, avete visto prima l'immagine, lo presenta no, nella cappella Sistina col volto corrucciato, abbassato, no, gli occhi un po' chiusi. A dire che è proprio la figura eh, profetica che più ci, ci testimonia della drammaticità anche di questo ministero. Eh? Eh, capitolo 15. Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano, vedete il primato di Dio, come Amos, eh? sedevo solitario perché mi avevi riempito di sdegno. Proprio la complessità del ministero porta diversi profeti a sottolineare nei loro scritti l'atto di forza che Dio ha dovuto esercitare per indurre il prescelto ad abbracciare la propria chiamata. Quando Amos, per esempio, parla della voce di Dio per come il profeta la percepisce, usa proprio il simbolo del ruggito del leone. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore ha parlato, chi potrà non profetare? L'atto di forza che a un certo punto Dio pone. E così, a partire dall'evento di vocazione, tutta la vita del profeta consacrata dalla missione ricevuta diventa spazio e tempo nel quale al profeta prima di tutto è data l'opportunità e anche il compito di appropriarsi giorno per giorno della propria vocazione. Il profeta può giorno per giorno dare il proprio assenso, il proprio sì, eh? Convinto, amoroso, talvolta anche sofferto al disegno di Dio. E dico sofferto citando ancora una volta il profeta Geremia. Provate a sentire qua al capitolo 20. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Geremia forse è il profeta che più di ogni altro ci aiuta a capire anche la drammaticità di questa chiamata, cosa vuol dire portare avanti con fedeltà questo compito che il Signore ha affidato. Ecco, questa progressiva appropriazione del mandato ricevuto permette al profeta di percepire con sorprendente evidenza anche il proprio limite, la propria fragilità e quindi, legato a questo, anche il primato assoluto della grazia nell'esercizio di questo compito. Potremmo dire che la coscienza della propria vocazione viene a coincidere per il profeta anche con la coscienza della propria umanità povera e soprattutto graziata, cioè resa destinataria della grazia di Dio. E questo permettetemi di dire è molto molto consolante per tutti. Eh? E qui se dovessimo citare un esempio di questo, beh il grande Mosè, mm. che a un certo punto quando eh, deve accogliere la vocazione che Dio gli dà, mette davanti a Dio tutte le possibili obiezioni per poter dir di no. A un certo punto è costretto, tra virgolette, ad accettare la proposta di Dio, ma le tira fuori tutte. Una tra queste, la prima che troviamo nel capitolo 3, Signore, chi sono io per andare dal faraone per far uscire gli Israeliti dall'Egitto? E il Signore rispose, io sarò con te. Vedete, il momento della vocazione, è bello questo, eh. il momento della vocazione è il momento in cui uno si riconosce fragile, ma nello stesso tempo riconosce la potenza di Dio che opera in lui. Se una vocazione la si può portare avanti è perché anzitutto si riconosce da una parte il proprio limite e dall'altra parte si riconosce che il primato in questa vocazione è della grazia di Dio, non delle proprie qualità. Allora, in questo senso, l'ispirazione del profeta, che si origina nel momento della sua chiamata e che ne caratterizza il ministero, implica anche un'assunzione benevola da parte di Dio dell'umanità del profeta. Dio non ha schifo dell'umanità del profeta: permettetemi di usare questa parola un po' forte, no? Dio è convinto che questa umanità, per quanto limitata, possa essere utile alla causa della rivelazione. Questa è l'esperienza di incontro col mistero di Dio nel quale il profeta riceve misteriosamente quella parola che lui è chiamato, abilitato poi a trasformare in parole e azioni che siano capaci di rivelazione. Quest'opera, che potremmo dire di traduzione della parola in parole, rappresenta il compito specifico del profeta e il segno per eccellenza della dignità della sua persona. Però vedete una dignità che propriamente teoricamente non è solo sua, perché ogni uomo come lui è chiamato a essere uditore della parola e di conseguenza a essere il luogo personale di rivelazione di questa parola. Nella missione del profeta, noi vediamo quella vocazione, quella dignità che corrisponde alla natura propria dell'uomo secondo il disegno sapiente di Dio. Allora, per arrivare un po' all'ultimo punto di questo intervento, possiamo dire che nel profeta si riconosce una libertà di cui Dio ha stima, una, una libertà che è stata investita di questa vocazione e che ha risposto alla chiamata ricevuta al netto delle proprie fragilità, permettendo così alla parola di Dio di prendere carne nella storia dell'umanità. Ecco perché allora i profeti ci mettono di fronte a quello che potremmo chiamare il caso serio della libertà dell'uomo, cioè la libertà dell'uomo in tutto il suo peso, in tutta la sua serietà. La libertà del profeta rappresenta uno dei tratti distintivi della sua figura, tenendo presente che i profeti nella Bibbia non hanno mai parlato della libertà come fosse un tema teologico da trattare a scuola, i profeti la libertà l'hanno vissuta. Nella quotidianità. E noi questo lo riconosciamo nei testi che ci parlano della loro esperienza, del modo con cui hanno messo in atto il loro ministero. Qui forse l'esempio più interessante è quello che troviamo nella vocazione di Isaia, al capitolo 6. Anche qui è interessante perché rispetto a tutti gli altri profeti che dicono no, 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 ecco, eh, al momento della chiamata mettono davanti a Dio tutta una serie di obiezioni. Isaia, in questo senso, è un'eccezione perché lui si propone. Eh, mette in gioco la sua libertà fin dal principio con un entusiasmo che non ha paragoni. Poi udì la voce del Signore che diceva: "Chi manderò? Chi andrà per noi?". E io risposi: "Eccomi, manda me". Vedete la libertà che si gioca nel momento della chiamata. Una simile risoluzione del cuore, come quella di Isaia, certamente non matura e non si esaurisce nel momento puntuale della vocazione. Perché si tratta di una determinazione che può e, de e può e deve essere rinnovata quotidianamente, anche di fronte alle tante difficoltà legate all'esercizio del ministero. Sempre Isaia nel capitolo 50 questa cosa la puntualizza bene. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli, come a dire ogni mattina devo rinnovare il mio sì alla vocazione che ho ricevuto. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. E qui, nel panorama della profezia biblica, potremmo ricitare ancora la figura del nostro Geremia, che capite bene, è uno dei profeti a cui sono più affezionato no? per tante ragioni, perché è quel profeta che ci fa vedere, forse nella maniera più evidente, la grandezza e la miseria della libertà umana, la grandezza della dignità dell'uomo, della missione che ha ricevuto, ma anche tutta la sua povertà. Geremia è proprio il profeta che più di ogni altro si è trovato a lottare tutti i giorni della vita tra obbedienza e disobbedienza, tra accoglienza e rifiuto della propria chiamata e di questo sono testimonianza soprattutto le confessioni, le famose confessioni di Geremia. Però vedete, nonostante l'insopportabile pesantezza del ministero ricevuto, soprattutto per i rischi che questo comporta, Geremia ha rischiato anche di perdere la vita per portare avanti la sua missione. Ecco, il profeta custodisce un dialogo aperto e sincero con il Signore, interrogando, qualche volta lamentandosi, protestando, quasi imprecando certe volte, ma continuando ad avere fede. Geremia 20 uno degli esempi di questo più chiari. Maledetto il giorno in cui nacqui, maledetto il giorno in cui mia madre mi diede la luce, non sia mai benedetto la famosa lamentazione di Geremia. Perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? Vedete questa libertà che si gioca nonostante tutto, ma si gioca in una drammaticità della vita che talvolta lascia senza parole. Ecco, la libertà del profeta si gioca ogni giorno nella responsabilità che gli è stato affidato, come detto, di tradurre la parola che Dio gli ha posto nel cuore, in parole, azioni, anche scritti, insomma, in vita vissuta. La dignità del profeta e quindi dell'uomo passa anche da questa stima previa che Dio dimostra nei confronti del suo partner e che lo convince a renderlo strumento a suo modo indispensabile del disegno universale di salvezza. Soltanto grazie alla partecipazione attiva, consapevole, creativa e anche sofferta appunto del profeta, il messaggio di Dio può raggiungere la sua destinazione e prendere carne nella storia. Allora vorrei concludere con una suggestione che prendo da una lettera che Papa Francesco ha scritto, magari qualcuno di voi l'avrà anche letta a suo tempo, al direttore del quotidiano La Repubblica, Scalfari. Perché mi sembra che qui ci sia una bella suggestione, cioè... Ripensare l'uomo e la sua dignità, come abbiamo cercato un momentino di fare in questo breve intervento, diventa anche l'occasione per ripensare Dio e la sua presenza, il suo essere presente nella storia. Ripensare l'uomo vuol dire per forza anche ripensare Dio. Dio scrive così il Papa in questa lettera: Lei mi chiede se il pensiero secondo il quale non esiste alcun assoluto, e quindi neppure una verità assoluta, ma solo una serie di verità relative e soggettive, sia un errore o un peccato. Per cominciare, io non parlerei nemmeno per chi crede di verità assoluta, nel senso che assoluto, in italiano, no? è ciò che è slegato, ciò che è privo di relazione. Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l'amore di Dio per noi, in Gesù. Dunque la verità è una relazione. Tant'è vero che anche ciascuno di noi la coglie la verità e la esprime a partire da sé, dalla sua storia, dalla sua cultura, dalla situazione in cui vive. I profeti sono testimonianza evidentissima di questo. Ciò non significa che la verità sia variabile o soggettiva, tutt'altro. Ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Non ha forse detto Gesù stesso: Io sono la via, la verità e la vita? In altri termini, la verità, essendo in definitiva tutt'uno con l'amore, richiede l'umiltà e l'apertura per essere cercata, accolta ed espressa. Da un tu come ci siamo detti fin dall'inizio, da un partner che Dio a un certo punto vuole per sé. Ecco, le parole del Papa delineano in modo suggestivo un'idea di verità e quindi anche di rivelazione ben lontana da un modello un po' intellettuale, no? dove la comunicazione di Dio tra Dio e l'uomo sarebbe semplicemente una trasmissione di contenuti, l'uomo dovrebbe semplicemente imparare e poi trasmettere. Non è così. Il modello biblico dal quale anche il Papa mi sembra proprio prende spunto, mostra tutta un'altra natura. L'autocomunicazione di Dio come mistero d'amore si dà dentro un dialogo storico con l'umanità, in particolare con quella parte di umanità che è stata eletta, il popolo di Israele e i profeti in particolare al loro interno, perché con la propria storia potesse poi favorire la salvezza di tutti. Però vedete come ogni dialogo che si rispetti, anche quello tra Dio e l'uomo, domanda un coinvolgimento profondo, reale, da parte di tutti e due, da parte dell'uomo ma anche dalla parte di Dio. Gli spunti di riflessione che vi ho proposto sulla dignità dell'uomo ci hanno permesso di evidenziare come questa dignità consiste nella vocazione dell'uomo a essere interlocutore di Dio. Potremmo dire che nel dialogo con il suo creatore l'uomo ritrova se stesso, si compie nella propria natura. Ma la cosa suggestiva è che in qualche modo anche Dio stesso compie il proprio mistero donandosi in un rapporto di comunione. Anche Dio non sarebbe se stesso senza questa relazione con l'umanità. La sua presenza benedicente nella storia, quello che si chiama un po' immanenza nel linguaggio teologico, rappresenta uno dei pilastri della visione biblica del mistero di Dio ed è una cosa che alla luce di quello che ci siamo detti questo pomeriggio possiamo apprezzare di più. Il Dio totalmente altro, il Dio totalmente santo e anche il Dio totalmente con Emanuele, come si dice anche nel Vangelo, il Dio con noi. Ecco, mi sembra bello ricordare che la Bibbia è espressione di una teologia nella quale non è mai posto a tema semplicemente il mistero di Dio da solo, eh? come se fosse un mistero isolato da tutto il resto, ma sempre il mistero di Dio con l'uomo, il mistero di Dio insieme all'uomo. Questa mi sembra una cosa molto suggestiva che ci aiuta a capire la grande dignità, eh, il grande valore, la grande stima anche che Dio ha verso ciascuno di noi. E quindi anche le grandi potenzialità di bene che noi possiamo fare se corrispondiamo con la nostra libertà a questo disegno che Dio ha su di noi. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie Massimiliano per questa suggestiva presentazione dell'esperienza biblica, dell'incontro biblico, attraverso cui l'uomo riscopre la sua dignità nell'incontro con Dio e Dio riscopre se stesso, come stavi dicendo, si ripensa. Penso che chi viva l'esperienza della missione, anche i giovani che sono qui in mezzo a noi, lo fanno anche con il desiderio di incontrare l'alterità, la diversità. Ecco, forse ci hai dato davvero una chiave anche per questa esperienza che loro vivranno quest'estate, perché in quell'incontro con la diversità e l'alterità possono scorgere davvero il mistero di Dio. Chiediamo adesso al dottor Andrea Milesi, che di professione fa il medico veterinario, ma ha fatto, non ma, e diremmo, e grazie a questa sua esperienza ha avuto la possibilità di vivere un tempo lungo in missione. È stato, ha svolto un servizio di volontariato in Bolivia per più di tre anni, di fatto, per, a nome dell'organizzazione di volontariato del CELIM di Bergamo, che ringrazio anche per questa possibilità, e successivamente è anche stato presidente di questa organizzazione. Peraltro, e noi l'abbiamo calmato anche per questa sua esperienza nazionale e internazionale, è stato consigliere della Foxiv. La Foxiv è la federazione degli organismi di volontariato di ispirazione cattolica e dunque presiede un po' tutte queste relazioni internazionali all'interno del mondo della Chiesa. E a lui appunto abbiamo affidato, dopo questo affondo diciamo biblico-teologico, un affondo sociologico-antropologico, cosa vuol dire oggi la dignità e come un missionario può pensarsi come colui che porta la dignità. Grazie. Bene, grazie a tutti, eh, buon pomeriggio. Eh, volevo in qualche modo rispondere all'invito che mi è stato fatto da Don Massimo attraverso la redazione che adesso vado a, a presentarvi. Però prima di iniziare vorrei dirvi due cose. Come già diceva Don Massimo, io sono un, um, un professionista, mi occupo di questioni legate eh, all'ambito appunto eh, scientifico. Quindi il mio approccio, una volta che sono stato invitato su questo tipo di, di tematica, è stato quello non tanto di presentarvi, non vi presenterò una relazione cosiddetta colta. Eh, il mio, la mio approccio sarà tendenzialmente quello di colui il quale ha fatto una riflessione sulla scorta delle esperienze maturate, maturate all'interno di quelle che sono le organizzazioni di volontariato internazionale, che sono organizzazioni che ormai hanno una storia di quasi 60 anni e che si raggruppano nel tentativo comunque di trovare... Concordanze e modalità anche in una federazione, quella che veniva citata prima da Don Massimo, che è la Foxive, che è la Federazione degli Organismi di Volontariato Internazionale, di cui alcuni di noi hanno fatto, hanno fatto esperienza. Eh, anche chi vi parlerà dopo di me, alcuni di loro vengono un poco da questo tipo di, di esperienza. Ecco, dentro questa esperienza io ho tentato di ricavare una riflessione rispetto a questo tema della dignità. Una riflessione che vuole partire ovviamente dal concetto, ma che vuole andarla in qualche modo a illustrare, a tentare di dargli, come dire, di tratteggiare quali sono, secondo chi ha svolto un'azione di volontariato internazionale, le caratteristiche di, questa, di questo concetto, senza, come dire, nascondersi quelli che sono i tranelli, quelli che sono le difficoltà che. Ho vissuto e che ho visto eh, nel, nel, nel camminare in questa strada e in, ter, tentando poi, alla fine, nel, nel, nell'osservare, tentare un po' di distillare quello che saranno, quello che vuol dire essere appunto un operatore di dignità, tenendo in considerazione che il fare essere all'interno del mondo della cooperazione è un tema, quello di, di servizio, quindi di mettersi. In relazione, così come, come, come questa bella parola è stata molto spesso citata appunto dal, mio, dal relatore che mi ha proceduto, e quindi essere dentro questa storia di relazione con l'uomo e con l'umanità. Quando voglio cominciare, almeno ho voluto cominciare a partire dalla riflessione rispetto al tema della dignità, andando semplicemente a, a guardare che cosa il vocabolario, che cosa la, la letteratura mi, 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 mi indicava. Se io vado a guardarla è interessante perché, per esempio, se vado sul, sul, sul vocabolario della Treccani, cosa mi dice? Che è la condizione di nobiltà morale in cui l'uomo è posto dal suo grado, dalle sue intrinseche qualità, dalla sua stessa natura di uomo e insieme al rispetto per tale condizione che gli è dovuto e che gli deve a se stesso. E oltretutto è interessante perché quando andiamo a vedere l'etimologia della parola, questa, questa parola in qualche modo associava il tema della dignitas anche al tema dell'assioma, cioè quindi come qualcosa di fondamentale e che, che è lì, che non può essere mosso. Quindi il, il tema stesso di dignità mi. continua, non. non ah, questo qui sotto, ok, quindi in qualche modo. Partendo dall'etimologia della parola, se io in qualche modo vado poi a declinarlo sull'aspetto che definirei più giuridico, più filosofico, in qualche modo anche più politico, quello che io in qualche modo faccio emergere è che questa, questo concetto è necessariamente qualcosa che è dovuto all'essere umano per il fatto che egli è umano. Quindi. È in qualche modo legato, almeno per, per alcuni autori, per esempio questo qui che vi cito, di Anna Arendt, che era una, una filosofa, una politica, è in qualche modo legato al tema del diritto, è, è addirittura il diritto ad avere diritto, cioè in qualche modo l'uomo è recettore, è in qualche modo il centro di questo, di questo, di questo concetto. E, Ah, ah, ah. e in qualche modo per questa ragione non esiste appunto cosiddetta una ragione de stato nessun interesse superiore questioni che in qualche modo vengono definite, per esempio la razza la società che può imporsi e andare a scalfire questa centralità quindi se la persona in qualche modo non può essere separata dalla sua dignità nemmeno il diritto può prescindere ad abbandonarla così ci diceva Rodotà è un tema interessante perché nella storia noi, e anche nella storia non solo quella passata, ma anche quella che viviamo tutti i giorni, questo tema ci viene in qualche modo ri rimesso davanti agli occhi tutti, eh, continuativamente. In nessun momento, per esempio, io ero uno di quelli che nel momento in cui ci, ci sono situazioni in cui la storia richiede in qualche modo di far scendere o come dire di abbandonare il concetto della dignità di ogni singolo uomo per ragioni di Stato, ecco, su questa cosa io ritengo che non, 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 non sia mai degna spesso e volentieri anche ultimamente cioè quello, tutte le vicende che abbiamo osservato durante il periodo pandemico in qualche modo ci hanno eh, interrogato su questa cosa qua che cos'è più importante la dignità della singola persona o la dignità dell'intera dell società in che momento le due dignità entrano in conflitto o le due dignità in qualche modo vanno in qualche modo a, eh, a stridere l'una con l'altra? Ecco, io in qualche modo lì dentro osservo che il diritto e la politica ha bisogno di rimettere al centro l'individualità del soggetto. Ogni soggetto, al di là di quello che pensa, al di là di quello che esercita, ha una sua dignità. Nessuno può essere in qualche modo privato tantomeno meno se siamo gente di fede, se siamo persone che hanno quella fede che, eh, che è stata ben descritta e ben in qualche modo tratteggiata poc'anzi. Qui vedete l'immagine di Papa Bergoglio, un papa che appunto viene da una terra che, che io per piccoli percorsi, per piccoli eh, periodi di tempo, in qualche modo ho, ho frequentato. E vi ho posto questa, questa, questa citazione: dove non c'è lavoro manca la dignità. Per l'uomo di fede, infatti, secondo Papa Bergoglio, ogni uomo, come dice, come già era stato citato, è, è, è un fine a se stesso e possiede un valore non relativo all'oggetto che produce. Questo perché? Perché è stato in America Latina spesso e spesso volentieri è facile, o in qualche modo eh, non è così difficile imbattersi in realtà dove le persone all'interno del proprio ambiente di lavoro perdono la dignità. Ci sono l'Africa ancora di più, però questa, quella che io in qualche modo ho osservato nell'America nell Latina, o perlomeno nelle realtà dove ho visto, dove c'erano gente di miniera o, gente, o, o, o lavori. All'interno di realtà complicate, spesso e volentieri, il, il lavoratore e l'uomo che in qualche modo compie questo lavoro viene meno, viene privato di tantissimi diritti, tantissimi diritti che in qualche modo determinano, ledono la dignità di quella persona. E questa cosa qui, in qualche modo, è abbastanza trasversale, ha diverse intensità anche all'interno delle realtà dove noi operavamo. sia di progetti di cooperazione, ma anche all'interno di realtà dove magari molti di voi in qualche modo si sono stati operare. Chi non ha visto realtà di soggetti che in qualche modo lavorano senza contratti di lavoro, lavorano con, con eh, salari praticamente ridotti alla fame o senza quelli che sono i, i cosiddetti mezzi di protezione individuale, rischiando la vita ogni giorno. Ecco, io credo che dentro, dentro appunto... Queste parole, queste parole che, il Papa ci, che Papa Francesco ci poneva, c'era moltissima di quel sentimento di dignità che anche nell'America Latina e anche nel mondo del lavoro deve essere, deve essere garantito. Non a caso, secondo me, un Papa che veniva dall'Argentina aveva ben chiaro e ben presente questa, eh, questa, questa dimensione. Se io tento di riportare poi quindi questa, questa tematica sul tema appunto un po' più antropologico, che cosa ne emerge? Che in effetti il tema della dignità è un tema che, che va a praticamente a coinvolgere e a prendere al suo interno tutti gli aspetti dell'essere umano. E quindi già dicevamo la relazione. L'affettività, la socialità, la, fisica, la fisicità, l'etica, la conoscenza e anche la spiritualità: tutte queste dimensioni affinché esista un concetto di dignità antropologica devono essere sincre, devono essere esercitate contemporaneamente. Tutte non può esserci che alcuna di, di queste possa essere in qualche modo in omesse, eh, omessa. Quindi, dal punto di vista antropologico, la dignità è ontologicamente legata al proprio essere, cioè chiunque è relazionata alle proprie condizioni di salute, alle proprie condizioni di età, di cultura, di religione, cioè tutte queste condizioni in qualche modo devono in qualche modo coesistere ed andare a integrare il concetto di persona umana. Detto questo, arrivando alla definizione, se io volessi a questo punto entrare un po' nel tentare di tratteggiare, quindi dal, dal, dal concetto più generalista cercare di entrare all'interno della, della, della concezione un po' in questo modo ragionando un po' sulle questioni che, 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 che si possono osservare chi di noi o chi è, 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 è entrato in relazione con queste, con queste realtà ecco il, le caratteristiche che io in qualche modo andrei a, a, a evidenziare sono le seguenti cioè non c'è dignità mh? Se, senza diritti umani. I diritti umani sono uno di quelle, come dire, eh, concetti eh, che in qualche modo sono costituenti il, il concetto di dignità. Infatti, già nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quella, quella sancita nel, nel 48, nel preambolo viene assolutamente posto come. Come criterio questo, considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, tutto ciò costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo. Quindi è già nel riconoscimento anche giuridico della, della, e dei diritti umani delle persone che in qualche modo la dignità in qualche modo diventa... Il, il cappello diventa l'elemento essenziale affinché questa cosa affinché i diritti possano essere esercitati. Infatti nessuno dei diritti sanciti dalla presente carta può addirittura essere re, può recare pregiudizio alla dignità altrui, cioè non può esserci un diritto che eh, che possa recare mh, Danno o in qualche modo possa sopraelevare i diritti di altri, cioè in qualche modo tutti questi diritti devono contemporaneamente sincronicamente essere garantiti al, alla persona umana. Non solo, non solo sono i diritti umani eh, uno dei costituenti della dignità, Il un altro elemento sostanziale sulla quale eh, abbiamo osservato. Eh, Rimanendo, facendo esperienza all'interno delle, delle, delle organizzazioni della quale io faccio parte, è il tema che la dignità c'è solamente nel momento in cui esiste la cosiddetta giustizia sociale. Quindi, insieme ai diritti, la giustizia sociale diventa un principio di fondo e deve essere sostanziale per una corretta coesistenza pacifica e prosperosa fra i Paesi. Quindi, dobbiamo in qualche modo essere portatori. Affinché questa dignità venga espressa, dei principi che in qualche modo promuovano l'uguaglianza. Che tipo di uguaglianza? Uguaglianza di genere, uguaglianza di diritti delle popolazioni indigene, uguaglianza nelle, ne, nella gestione della, di quella che è la questione dei, dei migranti, tematiche che oggi, in questi giorni appunto, osserviamo e vediamo in qualche modo espresse nelle pagine dei giornali. Cioè, che dignità osserviamo in tutte queste. Eh, notizie, in, tu, in, in tutto ciò che in qualche modo stiamo osservando nei processi di migrazione, tutto, questo, tutto quello che ne comporta. Ecco, a lavorare sul tema della dignità, lavorare sul tema dell'essere dell operatori sociali all'interno del tema di dignità, vuol dire essere in qualche modo operatori di garanzia di una giustizia sociale. Dignità e lotta alla povertà. Ovviamente è uno dei motivi all'interno della quale le organizzazioni di volontariato internazionali si impegnano da, da, da ormai più di 60 anni. La povertà, come molti di voi l'hanno già, l'hanno incontrata, l'hanno osservata e, e, e con le quali si sono confrontati purtroppo è un fenomeno globale. È un fenomeno che laddove esiste annulla tutti, tutto ciò. Che sono quelli che sono i diritti economici e sociali. In qualche modo vengono meno tutte queste componenti che stiamo portando alla luce. Tenendo in considerazione che la povertà perciò non è solo però la povertà economica o la privazione di risorse materiali, cioè non è solo avere poche risorse, ma è la condizione che in qualche modo andiamo a osservare è, è quella condizione che diventa proprio una violazione stessa della dignità umana. L'aspetto economico è solamente relativo al, alla possibilità delle persone di poter esercitare tutti i loro diritti senza le, le condizioni di povertà che noi, in qualche modo, stiamo osservando e che purtroppo coinvolgono una, una buona percentuale, una alta percentuale di persone a livello planetario. Determina che questo concetto della, della dignità, quindi dell'essere all'interno di quella condizione, li privi, li privi della propria condizione di umanità. È giustizia, la dignità quindi è anche giustizia, tenendo in considerazione che quando noi normalmente ci riferiamo a un tema di giustizia immaginiamo tutto quello che c'è che esce dalle, dalle, dalle aule di tribunale, tenendo in considerazione che però quella giustizia lì, che è una, è una giustizia cosiddetta post factum, cioè vado a giudicare attraverso una norma, attraverso delle, delle leggi tutto ciò che, che è avvenuto, non è quella all'interno della quale noi dobbiamo andare a ragionare quando ragioniamo di dignità. Dobbiamo in qualche modo andare a considerare tutto ciò che è antefatto, cioè tutto ciò che in qualche modo deve garantire il tema della giustizia. E a questo punto, a questo punto il, eh, la, la giustizia deve essere qualcosa di garantito a priori, tenendo in considerazione che dobbiamo in qualche modo... Eh, Valorizzare il tema che deve esistere un'uguaglianza di tutte le persone, cioè i medesimi diritti devono essere riconosciuti internazionalmente e contestualmente a tutte le persone e deve essere interdipendenza, indivisibilità di tutti i diritti umani. Cioè all'interno di questo termine di giustizia i diritti civili, i diritti politici, economici, sociali e culturali devono essere garantiti in maniera interdipendente e contestualmente. Quindi nel momento in cui noi andiamo in qualche modo a garantire questo genere di giustizia e, e andiamo a essere cittadini, operatori all'interno delle realtà in cui operiamo, allora solo in questo momento andiamo a garantire quella che è l'integrità dell'essere umano, che per una persona, oltretutto, che si occupa di tematiche, di questioni legate anche alla missionarietà, appunto, sono... Tematiche che vanno a toccare anche quello che è il concetto ontologico di, di uomo fatto di spirito, di materia, di anima e di corpo. E non per ultimo il, la dignità e il diritto alla pace, una pace che in questi giorni eh, ci vede in qualche modo eh, essere minacciata, una pace che ritorna sulle pagine di giornale sull'attualità in maniera eh, preponderante. Una pace che in qualche modo pensavamo essere raggiunta, ma che invece è, un, è una delle questioni che, che attualmente e, e sempre e sempre di più dovrà essere, dovrà essere affrontata. Quindi nel momento in cui io vado a essere operatore di dignità, nel momento in cui io voglio essere operatore eh, eh, internazionale, volontario, laico, missionario, deve in qualche modo andare a, a, a considerare. Quindi l'instaurazione di una pace duratura deve essere uno dei concetti per il rispetto dei diritti umani. Da qui, da qui l'idea e la forza che senza pace mh, non, non può esserci dignità e non può esserci diritto. È una, probabilmente una delle precondizioni all'interno della quale possiamo andare a costruire il concetto della dignità. Allora qualcuno si poneva questa, questa domanda, ma esiste allora davvero un diritto alla pace? Ebbene sì, il diritto alla pace esiste anche se per ora in termini concettuali è un concetto che deve essere rivendicato e che dobbiamo essere in grado di, di costruire. Nel momento in cui anche all'interno della norma saremo in grado di, come dire, di realizzarlo e di porlo come fondamento del nostro agire come società, come cittadini, probabilmente allora sarà quello il momento di una vera rivoluzione perché avremo in qualche modo posto la pace come fondamento. Molti oggi sono, come dire, come vi dicevo prima, le. Eh, le realtà all'interno della quale questo concetto sembra non esistere, ed è lì che secondo me, come cittadini, è lì secondo me, come operatori, che in qualche modo dobbiamo essere incisivi e dobbiamo dare il nostro serio contributo, con le caratteristiche che ognuno di noi ha, con le modalità e con le eh, attività che ognuno di noi all'interno della propria quotidianità può esercitare. Ecco che allora, in qualche modo, nel momento che siamo andati a identificare, a tratteggiare quelli che sono gli elementi del, del, del concetto di dignità, vengono alla luce, e qui nel, nella riflessione che in qualche modo eh, ponevo a me stesso, quelli che sono le difficoltà, mh? quelle che sono le modalità all'interno della quale... Eh, tutti i giorni andiamo a, a, a confrontarci, tutti i giorni andiamo a, a, a interrogarci. Aspetta ad ogni singolo cittadino e tanto più ad ogni uomo di buona volontà essere in qualche modo il portatore di questo concetto e non sono solo le grandi istituzioni internazionali alle quali noi chiediamo di svolgere questo compito. E quindi. Nel momento in cui andiamo a tratteggiare quelle che sono appunto le difficoltà, quelli che io chiamo un po' i tranelli del, 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 del cercare di costruire la, la, la nostra dignità, ecco che io metterei come dire in, in, in evidenza il seguente. Spesso e volentieri, quando noi andiamo a, a, a essere promotori di iniziative di, eh, di solidarietà, di, co di, di cooperazione internazionale o di, o, di, o di promozione umana nel dibattito internazionale, cosa succede? Spesso e volentieri può succedere che ognuno di noi tende a portare, eh, a far emergere quello che è l'ambito o quello che è la povertà o quello che è la categoria di povertà che noi abbiamo incontrato e ed è paradossale che in molti, che in molti dibattiti troviamo questa, questa questione del, della classifica dei poveri, chi è più povero, chi è in qualche modo chi ha più bisogno del nostro intervento, che ha in qualche modo bisogno di essere accudito per prima. A mio parere non esiste, non esiste una vera e propria guerra dei poveri, però... Spesso e volentieri ci troviamo all'interno delle nostre discussioni, delle nostre realtà o addirittura all'interno eh, eh, dei mass media a dover in qualche modo confrontarci con questa, con questa contraddizione. E quindi, spesso e volentieri ci dicono: è più bisognoso chi sfanga la vita con una, con una misera pensione sociale o le persone affette da una disabilità? È più povero un contadino in ambito rurale o un emarginato in una grande megalopoli? Non cadiamo in questo tranello, quello di tentare di dire c'è qualcuno che merita di più dell'altro. Abbiamo il bisogno di, come dire, di riconoscere la povertà e la mancanza di dignità in, in ognuna di queste categorie. Questo perché? Perché, appunto, i nostri pregiudizi minano la dignità delle persone con le quali noi andiamo a confrontarci, minano. Le, la dignità degli individui con la quale lavoriamo in maniera quotidianamente. E quando succede questo? Succede quando andiamo eh, a in qualche modo a confrontarci con quello che è il nostro ego, con quello che è la nostra autostima. Il nostro agire, il nostro partire spesso e volentieri ci mette in qualche modo eh, a confronto con questo concetto. Il nostro ego, cioè tutto ciò che si costruisce eh, nella nostra eh, come dire, identità, nasce spesso e volentieri col confronto con le persone che ci sono vicine. E, e, e in questo momento nasce, come dire, si rafforza nel momento in cui noi andiamo ad incontrare persone che la pensano come noi. E quindi, cosa succede? Che finisce che quando in qualche modo ci incontriamo con realtà che sono diverse da noi, che in qualche modo hanno concetti, culture, realtà differenti, il nostro ego ci porta in qualche modo a, a, a fare degli errori, ci porta in qualche modo ad avere degli insuccessi e in qualche modo ci porta a, a, come dire, a, a, a non essere pienamente consapevoli del, del nostro agire in termini di, di dignità. Quali sono? e Qua cercherò nei prossimi, nelle, nelle prossime diapositive di tratteggiarne qualcuno, ci passeremo sopra in maniera abbastanza con un volo radente, ne vediamo qualcuno tenendo in considerazione che molti di questi, e qui lo dico, sono, sono abbastanza frequenti, molti di questi addirittura sono eh, pregiudizi con la quale io stesso e molti dei, dei volontari che ho incrociato durante... Durante il mio servizio, sono, sono in qualche modo emersi. Ho tentato di tratteggiarli perché in qualche modo sono quelli che, sono, eh, che, che mi hanno che sono risuonati in me, che mi hanno un po', come dire, dato le, i, i, dei piccoli campanelli di allarme. Il primo di questi è quello che, che viene definito etnocentrismo. Che cos'è? È, 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 è il sentimento, è il pregiudizio di superiorità. Esista una cultura superiore ad un'altra. Anche oggi, se andiamo semplicemente sulle cronache locali, viene, viene molto frequentemente emerge questo, questa consegna della cultura occidentale. In realtà non esiste una cultura occidentale, non esiste una differenza di culture concreto. Esistono dei valori che, che ogni persona porta avanti. Però spesso e volentieri viene in qualche modo citato e in qualche modo ci riconosciamo all'interno di un concetto culturale e questo concetto della cultura occidentale in qualche modo rientra e spesso e volentieri viene osservato. Quando ci confrontiamo con culture che riteniamo, che in qualche modo alcuni di noi ritengono inferiori o perlomeno non adeguatamente capaci di risolvere i problemi che, 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 vengono, che, che, che si trovano ad affrontare. E quindi tutto ciò, che è altro, tutto ciò che è altro ci fa vedere che la diversità, quello che noi incontriamo, come arretratezza, eh? è, un, è, un, è un vizio, è una modalità sulla quale ci dobbiamo confrontare sulla quale dobbiamo stare attenti a non cadere. Il fatalismo della povertà è un'altra modalità per cadere nel tranello della, della, de, del non dare dignità alle persone che andiamo a incontrare. Quando non riusciamo a capire che, come mai, che cosa c'è, perché ci troviamo di fronte a una situazione di complessità, di povertà così estrema, spesso e volentieri ricorriamo a questo, a, questo, a questo aspetto del, del fatalismo. Cioè esiste in qualche modo queste condizioni, questi paesi si trovano in queste condizioni perché qualche gioco perverso che molto probabilmente è legato a un tratto culturale, molto probabilmente è legato a un tratto religioso, molto probabilmente è un tratto storico, ha fatto sì che queste popolazioni si trovassero in questa condizione. Perché i paesi cosiddetti, una volta, oggi vengono definiti poveri, una volta vengono definiti cosiddetti in via di sviluppo, o, an o, a volte, o, o ancora prima i paesi del cosiddetto terzo mondo, si trovano in questa condizione? Ecco, non cadiamo nel concetto del fatalismo, cioè in qualche modo se lo sono andate a cercare, o in qualche modo. Esistono cause non inspiegabili che hanno, che hanno determinato questa, questa situazione finale, non esistono, c'è sempre una spiegazione di tipo sociale, economico, politico che le ha portate a questo concetto. Ed, è ed erano appunto que que quelle componenti che avevamo tratteggiato prima sulle, sulle componenti della dignità. Altra questione sulla quale, altri vizi, altri come dire, tranelli sulla quale in qualche modo andiamo a cadere è il cosiddetto narcisismo e la sfiducia delle, delle organizzazioni locali. Cioè l'ego, la capacità, il nostro eh, spesso e volentieri essere parte di quel mondo occidentalizzato, sviluppato, che in qualche modo deve sopperire a, a delle carenze degli altri, ci, trova, ci porta in qualche modo a pensare che questa cosa qui... Sia in qualche modo un nostro merito, cioè ipertrofizziamo il nostro ego come se noi fossimo indispensabili affinché qualcun altro possa in qualche modo raggiungerlo. Da lì quello che erano le parole i cosiddetti paesi in via di sviluppo. Cioè, quindi, in qualche modo, laddove noi andiamo, c'è bisogno che qualcuno vada, c'è bisogno che qualcuno del nord, qualcuno di capace, vada a risolvere questo problema. E quello che noi faremo sarà sempre meglio di quello che troviamo. Le, le, le realtà locali non saranno mai in grado di promuovere iniziative come quelle che noi siamo stati in grado di promuovere. Allora le scuole, che in qualche modo sono le scuole laddove le, le organizzazioni hanno lavorato, laddove le missioni hanno in qualche modo piantato, sono sempre meglio di quelle locali. Questo è uno dei, dei tranelli sulla quale dobbiamo stare attenti. Ne ho sentite molte di queste storie. Tutto ciò che è locale è pervaso dall'incapacità, da, da, dall è pervaso da tante questioni legate alla corruzione locale. Esiste un concetto di neocolonialismo con, eh, culturale ed economico. Che è figlio di quello che noi abbiamo visto precedentemente, cioè anche qui tutto ciò che in qualche modo è stato il partire, l'andare da parte della nostra, del nostro mondo, ha in qualche modo determinato questa, questa, questa condizione. Un altro concetto da cui dobbiamo stare attenti è la fuga dal proprio paese, cioè partire non vuol dire scappare da quello dai problemi che abbiamo. Quante persone, quante sono arrivate quando io mi occupavo di, di cooperazione a dire... Non sto bene, penso che, risolvere il, il, penso che andare laddove c'è bisogno, la, dei paesi cosiddetti poveri, sia un modo affinché io in qualche modo possa essere d'aiuto e contestualmente curare le mie difficoltà. Non avviene così spesso e volentieri, cosa succede? Che molte delle proprie difficoltà vengono traslocate nei paesi locali e, queste, e, 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 e le persone vulnerabili in quel paese diventano in qualche modo vittima del nostro, del nostro, eh, de, de, della nostra fuga. Quindi non esiste una ricetta sicura nell'essere eh, operatori. Sicuramente, se teniamo in considerazione tutti quegli elementi che lo compongono i tranelli, che cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere operatori missionari con dignità? Vuol dire, dal mio punto di vista, chiedere perdono di quello che è anche la storia, di quello che il colonialismo o il neocolonialismo ha portato ed essere coerenti in qualche modo con lo stile della nostra presenza della nostra azione. Per tutto ciò. Eh? che questa cosa è avvenuta quando io ero in America Latina durante le, le realtà appunto di come dire, di rivalsa c'era stata le cosiddette prime guerre dell'acqua il fatto di essere europeo era in qualche modo portatore di quel messaggio lì, io ero no yankee io ero in qualche modo il gringo e dovevo in qualche modo essere eh, come dire, ero mh, eh, nel, in me nella mia persona per quanto io avessi uno stile di essere interiorizzata la storia che il mio paese si portava dietro essere operatore che un'unità vuol dire dare speranza alle aspirazioni di liberazione di questi popoli vuol dire, vuol dire essere in cooperazione vuol dire dare opportunità di, eh, eh, di, di sviluppo di quelle che sono le iniziative locali, non vuol dire andare ad esportare modelli di sviluppo, vuol di, non vuol dire essere paesi, eh, immaginare la relazione come paesi dominanti e paesi eh, dominatori, vuol dire essere portatori di questo, di questo messaggio anche a casa nostra perché è anche nella nostra realtà che nascono le distorsioni, è anche nella nostra realtà dove in qualche modo si generano quelle cause che poi determinano questi mh, significativi disequilibri e alla fine sostenere ognuna delle energie che dentro questi paesi ci sono affinché possano arrivare ad ottenere quella che è la loro liberazione e in qualche modo andare a... Eh, operare eh, all'interno delle, de, 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 delle nostre attività e delle nostre realtà, come questa, come questa immagine che, è, che mi è, è sembrata interessante, di famiglia cristiana, ho sposato l'Africa, cioè alla fine siamo una famiglia e alla fine l'essere volontario internazionale, l'essere cooperanti, vuol dire in qualche modo essere accolti in un paese e essere colui il quale trova una relazione, trova le modalità di esercizio del proprio servizio. Grazie mille. Grazie Andrea per questo di nuovo sorvolo attraverso una definizione del concetto di dignità per poi entrare appunto nelle sue declinazioni e nei suoi rischi. Quei rischi che hai raccontato sono rischi che effettivamente abbiamo vissuto, che vivono i missionari, che possono vivere anche questi giovani. A volte capita che anche un mese possa diventare un mese di fuga eh? e questo non glielo diciamo. Prima di partire nei momenti di preparazione, più volte gliel'abbiamo detto. Grazie anche perché hai fatto qualche riferimento alla tua esperienza personale che ci ha portato in America Latina. Anche perché i tre testimoni. Che inviteremo tra poco, ci porteranno dall'altra parte del mondo, tutti e tre sull'Africa. Sapevamo che Andrea avrebbe potuto darci anche questo sguardo sull'America Latina, per cui ci siamo orientati sull'Africa rispetto alle loro esperienze. Ringrazio di nuovo Massimiliano e Andrea per questo inizio, per questo avvio in, del nostro convegno. Li lascio scendere mentre invito a salire gli altri tre testimoni che ci raccontano. Racconteranno come hanno provato a fare quanto i nostri due primi relatori ci hanno detto, Padre Luigi Gritti, Mariangela Galli e Monica Gaspari. Ci introduciamo in questa seconda parte del nostro convegno con tre testimonianze. Vedete che abbiamo rispettato anche la questione di genere perché ci tenevamo, come com è giusto che sia, no? Ha messo una barriera, ecco, si sono rifugiate dall'altra parte. Iniziamo con Padre Luigi che ci racconterà della sua esperienza. Padre Luigi ha un'esperienza missionaria personale di più paesi, sarà lui poi a dirci, anche se in modo particolare sarà un paese che sottolineerà quest'oggi in modo particolare il Malawi e a lui abbiamo chiesto di provare a declinare il tema della dignità in due settori in cui lui ha operato, l'ambito del lavoro e l'ambito della cultura, perché di fatto il suo lavoro è stato portare e far sì che la cultura si diffondesse. È giornalista e ha portato di fatto la possibilità di stampare, perché ha portato una stamperia in Malawi e questa è diventata l'occasione per lui di promuovere questo tema. Grazie Padre Luigi. Ecco, buonasera. Ecco, buonasera a tutti. Vi porto in Malawi per tre minuti e mezzo.

interruzione rapida, era solo per lasciare l'immagine eh, su, su questo bel volto. Queste immagini le ho chieste a, a Alessandro Marchetti, un, eh, un bergamasco che da tanti anni lavora eh, con i Monfortani in Malawi e proprio in questo momento si trova eh, in Malawi per seguire alcuni progetti e ho pensato di farvi vedere queste immagini perché... perché... Sul volto di queste persone, negli occhi di queste persone, alcune eh, sorridenti, gioiose, alcune un po' triste, pensierose. No? Sui volti di queste persone eh, si vede chiaramente quello di cui stiamo parlando in questo convegno: si vede una grande dignità. Ma si vede anche un'altra cosa che forse, forse, almeno dal punto di vista dell'esperienza, è più importante ancora della dignità. Ed è la fierezza, l'orgoglio, cioè la consapevolezza di avere dentro di sé questa dignità. La fierezza di riconoscersi uomini, donne, piccoli, grandi, bambini, tutti protagonisti della propria vita, cioè tutti capaci di decidere con libertà sulla propria vita, sul proprio presente, sul proprio futuro. C'è un, un teologo africano che dice una cosa, l'ha detto un po' di anni fa, però mi ha sempre colpito, dice che l'Africa e gli africani non possono presentarsi all'incontro con il Vangelo, con Cristo, a mani vuote. Devono presentarsi a questo incontro con tutta la forza della loro identità, con tutta la forza della loro storia, della loro cultura, delle loro ambizioni, dei loro sogni, dei loro progetti. Non possono presentarsi a questo incontro con il Vangelo svuotati di tutte queste cose. Il problema dell'Africa qual è? Il problema purtroppo è che negli anni del colonialismo storico, ma anche adesso, ecco questo colonialismo non solo politico che economico, sappiamo anche religioso, ce ne rendiamo conto. Ecco, gli anni del colonialismo hanno contribuito a svuotare l'Africa e gli africani di questa ricchezza che l'Africa e gli africani hanno costruito durante secoli di vita, di storia, di cultura. Ecco perché questo incontro tra gli africani, l'Africa e il Vangelo, perché questo incontro sia un incontro vero, autentico, perché ci sia un dialogo, uno scambio, bisogna che l'Africa e gli africani si presentino a questo incontro come soggetti di una identità forte, consapevole e soprattutto, come dicevo all'inizio, con la fierezza e l'orgoglio che viene dal riconoscimento di questa eh, dignità che appartiene loro, come appartiene ad ogni essere umano. Ecco il lavoro che la Chiesa e i missionari hanno fatto, i Monfortani sono in Malawi dal 1901, no? i primi tre Monfortani sono arrivati in Malawi. Nel 1901 e durante gli anni se ne sono susseguiti tantissimi adesso la maggior parte dei Monfortani eh, in Malawi sono africani, sono del Malawi, sono pochissimi eh, i missionari eh, europei che sono rimasti. Quel lavoro che la Chiesa e i missionari hanno tentato di fare va proprio in questa direzione: è impossibile credo dal mio umile punto di vista eh, dare dignità a una persona, una persona ce l'ha, punto e basta. La cosa importante è riconoscerla e la cosa importante, più ancora importante, è far sì che le persone la riconoscano. Quindi penso che, almeno come la vedo io, il lavoro che tanti missionari hanno fatto e continuano a fare in Africa è proprio questo, creare umilmente le condizioni perché le persone riescano a percepire e a riconoscere questa identità che costituisce la loro ricchezza, che riescano a percepire e a riconoscere questa dignità che costituisce la ricchezza forse più grande che un essere umano ha. E vi do solo due esempi di quello che delle tante cose che i missionari hanno fatto eh, proprio in questo ambito: no? di creare le condizioni il più possibile favorevoli perché le persone riescano a riconoscersi in questa dignità, in questa identità. Due esempi. Il primo riguarda il lavoro, il secondo riguarda un po' l'ambiente della cultura, un po' a, a, in senso lato, diciamo. Per quanto riguarda il lavoro. Negli anni '70 eh, c'erano due missionari eh, a Balaca in Malawi. Da dove vengono queste, queste fotografie sono tutte fotografie di gente che vive nella missione di Balaca nel sud del Malawi, è gente comune. Eh. E, ecco, due esempi allora. Negli anni, verso la fine degli anni 70 eh, i Monforteani hanno cominciato a, a, a percepire l'esigenza di creare delle condizioni favorevoli per l'indipendenza anche economica delle persone. quindi a un certo punto eh, padre Mario Pacifici, che forse tanti di voi conoscono, padre Alessandro Assolari, che erano rispettivamente il parroco e il curato di questa, di questa parrocchia di Balaca, hanno cercato di far nascere una specie, giusto per darvi un esempio eh, familiare, una specie di cooperativa di famiglie che lavoravano a differenti progetti nella vita del, della missione della cittadina di Balaca, non so, per esempio nella falegnameria, l'idraulica, l'elettricità, soprattutto l'agricoltura, perché è la cosa... È ancora più importanti in Malawi l'agricoltura, l'allevamento degli animali, hanno cercato di creare una specie di cooperativa di famiglie proprio per creare occasioni di lavoro e dare a tutte queste famiglie il più possibile un'indipendenza, un'autosufficienza una, un, un dal punto di vista economico. E la cosa è andata avanti per tanti anni, addirittura questa, questa iniziativa è diventata una vera e propria scuola, scuola di lavoro per tantissimi giovani, per tantissime persone, e negli anni l'impatto che questa iniziativa di lavoro diciamo così, ha avuto eh, sulla gente è andata via via eh, diventando più, più, più grande, si è estesa sempre di più l'impatto sociale di questo, di questo progetto. Tuttora in questo cooperativa che si chiama Andiamo, che è una parola italiana, no? eh, che in, in, in Ciceva eh, si dice Tiende, è più o meno la stessa cosa. Ecco in questa cooperativa tuttora vi lavorano più di 300 persone, ma la cosa importante è che nessuno si aspettava eh, l'impatto che questo Progetto che è nato in maniera molto semplice avrebbe avuto per così tanti anni. Vi faccio solo un esempio perché poi questa cooperativa si è estesa molto, addirittura è arrivata all'ambito dell'istruzione, è arrivata all'ambito della, della sanità, eh, ha continuato con i vari progetti di sviluppo, eh, per esempio come l'agricoltura. La, Vi faccio solo due esempi. Nel Nell'ospedale che è gestito da questa cooperativa di famiglie nel 2021 sono nati 2086 bambini. Quindi, in, in una situazione di assoluta eh, sicurezza, in condizioni di assoluta sicurezza sono nati più di 2000 bambini. E 250 di questi bambini sono nati da un parto. Cesario. Quindi pensiamo anche solo alla garanzia di sicurezza e, 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 e di vita sostanzialmente, garanzia di vita che questo progetto ha dato a così tanti bambini e a così tante famiglie. E' un altro esempio molto semplice. Eh, quello delle, della scuola materna, questa cooperativa tra le altre cose, ha una scuola secondaria e gestisce anche un certo numero di scuole materne in tutto il territorio di Balaca. E negli ultimi 3-4 anni, credo, sono passati in queste scuole materne, di questa cooperativa, più di 3.000 bambini dai 2 ai 6 anni. Quindi un progetto che era nato solo per garantire una sicurezza economica, un'indipendenza economica a un certo numero di famiglie, è diventato un punto di riferimento fondamentale per tutta la cittadinanza eh, di questo grande villaggio, di questa piccola cittadina, come vogliamo chiamarla, di Balaca. Questo è il primo esempio eh, di come si può riuscire a creare le condizioni perché le persone con impegno riescano proprio a, a, a riconoscersi in questa dignità fondamentale eh, che condividiamo tutti come esseri umani. Poi vi faccio un altro eh, piccolo esempio che è quello della, della Montfort Media. Ancora negli anni, verso la fine degli anni Ottanta, dalle parrocchie della diocesi di Mangoci cominciavano a venire delle richieste di aiuto dal punto di vista dei sussidi per la pastorale, quindi per la catechesi, per la liturgia. E allora il padre Piergiorgio Gamba, che è un monfortano, e la suora eh, Luisa Tornaghi, che è una suora canossiana, hanno pensato di dar vita a una piccola tipografia che potesse produrre questo materiale così semplice da eh, offrire alle parrocchie per la liturgia e per la catechesi. Ecco, oggi... La Montfort Media è diventata grande perché pubblica una grande, un grande numero di, di libri ogni anno, di pubblicazioni soprattutto nelle lingue eh, locali, pubblica due riviste, una per i giovani e, e una di politica, società e cultura soprattutto pensata per gli adulti, e poi un settimanale che è praticamente un giornale scritto nella lingua locale che... Eh, che viene distribuito così in tutti i villaggi, non solo della missione, perché poi questo, questo progetto ha, ha, ha trovato il modo di diffondere e di diffondersi un po' in tutto il Malawi. Ecco, anche qui, da una piccola tipografia, così per, per fornire alle parrocchie e, e a chi ce lo chiedeva, eh, del materiale per la liturgia e per la catechesi, anche questo progetto è diventato grande ma soprattutto è diventato un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno il desiderio di contribuire alla crescita della società, alla crescita del paese. Praticamente questo progetto della Montfort Media è diventato un luogo di incontro. È diventato un luogo di discussione, di, di analisi dei problemi, è diventato un luogo anche di proposte, di possibili soluzioni. Ecco, tutto questo fatto, realizzato insieme eh, con le persone. E dicevo all'inizio che ormai i missionari, almeno quelli europei, sono, sono pochissimi. Quindi questo progetto, questi progetti sono davvero nelle mani eh, della gente del Malawi e sono anche nelle mani dei missionari monfortani del Malawi e di, altri, e di altri stati. Ecco, questi sono solo due esempi per, per così spiegare un po' come abbiamo cercato di creare le condizioni per aiutare la gente a, a, a riconoscersi in questa eh, dignità profonda che tutti abbiamo. Ecco, l'ultima cosa, cosa hanno in comune questi due, questi due progetti? Cosa hanno in comune... Un progetto, una cooperativa di famiglie e di lavoratori, con un altro progetto dove si riuniscono le persone, diciamo così, un po' più colte, per discutere sulla vita della società, la cultura, il paese, i problemi, la politica e tutte queste cose. Ecco, in comune, hanno che tutte queste persone, a prescindere dalla loro, dal loro stato sociale, dalla loro provenienza, dalla lingua che parlano, in Malawi si parla un po' di inglese e si parlano tante delle lingue locali, ecco in comune tutte queste persone hanno che sono consapevoli, che stanno collaborando a costruire insieme una comunità di vita. E lo fanno proprio a partire dalla consapevolezza di questa dignità profonda che li caratterizza non solo come esseri umani, come persone, ma questa dignità che li caratterizza anche come africani come malawiani. Ecco, se dovessi scegliere un titolo per questo breve fotomontaggio che, che vi ho fatto vedere all'inizio, direi proprio così. Proud to be Malawian. Orgogliosi, fieri di essere malawiani. Ecco, è così, credo, che si nutre questa consapevolezza della dignità che hanno le persone, cercando di creare le condizioni perché le persone riescono a riconoscersi in questa dignità e lavorino per la costruzione di un progetto comune, che lavorino per eh, dare senso alla vita, perché alla fine quello che, che ci fa vivere, quello che ci permette di vivere come comunità umana è il senso che riusciamo a trovare, eh, a dare alla nostra vita, al nostro lavoro, alla nostra partecipazione per la costruzione del bene comune. Ecco, un po' questo. È un contributo molto umile e molto semplice, lo dico chiaramente, perché la dignità non la si dà, la dignità o il riconoscimento della dignità non lo si impone, si, può solo, si, può solo, si possono solo creare le condizioni perché le persone riescano a riconoscerla, questa, eh, questa dignità. E come dicevo all'inizio, riescono a presentarsi a questo incontro con il Vangelo, a questo incontro con il Signore, ricchi di tutta questa dignità che è la loro cultura, la loro storia, le loro tradizioni, la loro capacità di decidere sulla vita, sul presente e anche sul futuro. Ecco, grazie che mi avete ascoltato. Grazie Padre Luigi. All'interno della cartelletta non avete trovato il suo intervento perché il video non era possibile metterlo dentro ma glielo ruberemo e lo pubblicheremo sul canale YouTube come anche ovviamente la possibilità di avere la sua relazione che poi pubblicheremo. Grazie perché con queste immagini, con le tue parole, hai fatto un po' sognare anche i ragazzi che partiranno, siccome gli abbiamo dato tante parole e un po' il desiderio di partire ce l'hanno e quindi... Entriamo adesso in un altro tema particolare con Mariangela Galli, che è infermiere professionale presso l'ospedale Papa Giovanni, da cui ogni tanto cerca di scappare perché, appunto, ci scappa per andare in queste missioni. Oltre a essere infermiera professionale per il Papa Giovanni, è anche, è fa parte anche della fondazione QAM. Con il QAM ha fatto diverse esperienze appunto in. Missione e con queste opera. Mi permetto, anche, Mariangela, di ricordare che sei anche la referente del gruppo missionario. E quindi lei dice di no. Ma no, non è, è vero, è qui la mia nostra referente del gruppo missionario, è, è la è signora la, Maria Rubini. quindi... La man forte del gruppo missionario di, di Roncola. Lasciate la parola anche dicendoti che. Nell'auditorio nell c'è anche qualcuno che è molto interessato a quello che dirai, perché sono degli operatori. Diventeranno tra i giovani alcuni di loro sono futuri medici, futuri infermieri, e pensano alla loro esperienza quest'estate proprio anche in questa chiave. Grazie. Mamma mia, allora, Vabbè, prima di tutto voglio ringraziare Don Massimo. Per. <coughs> Per avermi chiesto questa cosa, no, per essere qui per darmi questa opportunità, non so, ne se ne, non so se ne sono degna, ma vediamo. Eh, è una bella occasione essere qui e dare voce, a, e cercherò. Ho, ho preparato alcune fotografie, le foto, ho preparato una, una presentazione. Le fotografie che vedrete fanno parte appunto delle missioni che ho fatto in Africa, in alcuni paesi. Allora io mi chiamo Mariangela, sono infermiera come ha detto Don Massimo e niente, io lavoro a cavallo appunto tra Italia e Africa. Sono partita per la prima volta con il CELIN di Bergamo, come, come era successo con Andrea Milesi, ci siamo infatti conosciuti tramite il CELIN di Bergamo, in Burkina Faso, poi ho fatto alcune esperienze con Medici Senza Frontiere. E ultimamente, come, dice, come ha detto già Don Massimo, eh, mi sono un pochino fidelizzata a Medici con l'Africa, QAM, che è uno dei più vecchi organismi di cooperazione internazionale di Padova, che lavora appunto in Africa con l'obiettivo che la salute è un bene comune. Questa, faccio un po' di pubblicità al QAM, questa è l'Africa, con evidenziati i paesi, gli otto paesi in cui il CUAM lavora. E io ho avuto la grande fortuna di aver fatto una missione in, in Sierra Leone, in Sud Sudan e recentemente in Repubblica Centrafricana. Allora, è eh, un test curate in firmos, è un pochino il mandato evangelico che mh, Medici con l'Africa qam eh, utilizza e praticamente spiega bene sono, qual è la finalità, qual è l'ispirazione. Che dà anche senso e un pochino scopo all'impegno eh, dell'organismo in Africa e con l'Africa. All'inizio si chiamava QAM, adesso si chiama Medici con l'Africa e questo con è veramente un pochino il nostro, il nostro mandato, ok? E quindi, come infermiera, quando io ho conosciuto il QAM, ho detto questo fa per me: sono infermiera, loro lavorano soprattutto nell'ambito della salute e quindi via partiamo e In più mi lasciano partire quindi sono ancora più contenta. Eh, come diceva Don Massimo, tra una missione e l'altra, io lavoro al Papa Giovanni e però al Papa Giovanni non c'è da spiegare perché comunque meno male lo conoscete. Qui ci troviamo in Sud Sudan a lui in un ospedale rurale, un ospedale di secondo livello. 150 km dalla capitale Giuba. Che adesso tutti conosciamo perché finalmente il Papa è riuscito ad arrivare in Sud Sudan. 150 km che in linea d'aria sono veramente pochi. In realtà, durante la stagione delle piogge dovete calcolare minimo 4 ore di tempo. Nel 2017-18, quando sono stata giù l'ultima volta, eh, a causa delle condizioni di instabilità del paese, le strade non erano sicure, quindi bisognava accedere. Cioè, andavo, andavo a lui eh, con un piccolo aereo di 7-11 posti, raggiungevamo Mundri che era un pochino il capoluogo di provincia e poi ci volevano altri 25 km per raggiungere l'ospedale. Quando ero in Sud Sudan, da qui in Italia, mi ci volevano tre giorni per poter poi arrivare finalmente al progetto. È un ospedale generale, non è un grande ospedale, ha 150 posti letto, però abbiamo gli adulti. Quindi abbiamo la chirurgia, la medicina, la pediatria e eh, i vari ambulatori. Lui è un villaggio, cioè praticamente c'è l'ospedale che è, è l'attrazione, il punto di ritrovo sociale, poi c'è questa strada principale, poi c'è il mercato e c'è il villaggio, quindi proprio lui era, era un posto veramente abbastanza, abbastanza sperduto. Cosa facevo lì? Lavoravo con i colleghi locali nell'ospedale. Aiutavo poi nell'organizzazione e nella gestione dell'ospedale e lavoravo un pochino anche in farmacia. Adesso invece vi propongo alcune fotografie invece del, del complesso, dell'ospedale pediatrico di Bangui, quindi qui ci spostiamo in Repubblica Centrafricana, che è l'ultima missione che ho fatto. Ormai sono a casa da un annetto e gli ultimi due anni, quindi 2020-2021, li, li ho passati qui in questo ospedale, che è un ospedale completamente pediatrico, ci troviamo nella capitale di Bangui, eh, la capitale Bangui della Repubblica Centrafricana. La Repubblica Centrafricana è quasi grande due volte l'Italia, in tutto il paese ci, ci sono circa 6 milioni di abitanti, di cui un milione è concentrato in capitale. Questo ospedale è l'unico ospedale di riferimento in tutto il paese. Questi ultimi due o tre anni stanno uscendo i primi medici pediatri, pediatri eh, che si sono eh, specializzati nell'ospedale, quindi anche un ospedale universitario, e è un ospedale di terzo livello, quindi significa che dovremmo eh, rispondere solamente ai bisogni di salute dei bambini che accedono codice rosso e giallo. Okay? In realtà, anche la Repubblica Centrafricana, come il Sud Sudan, è un paese dove c'è parecchia instabilità politica. Eh, quindi diciamo che sia la Repubblica Centrafricana che il Sud Sudan sono tra i paesi più poveri eh, della scala del, dell'indice di sviluppo umano eh, ho visto gli ultimi dati nel 2022 avevamo 191 paesi che erano stati analizzati il Sud Sudan è proprio 191 la Repubblica Centrafricana si trova un pochino, un pochino più sopra quindi questo ospedale, nonostante fosse appunto un ospedale di terzo livello, alla fine ehm, i centri di salute che avrebbero dovuto rispondere ai bisogni di salute, eh, dei codici bianchi e, bianchi e verdi, alla fine o perché erano chiusi o perché aperti senza personale o perché col personale ma senza farmaci, alla fine arrivavano tutti da noi. Noi avevamo quotidianamente 150 accessi in pronto soccorso. E Tre reparti di pediatria eh, qui c'è solamente la pediatria. Quindi abbiamo la pediatria, abbiamo la chirurgia pediatrica, abbiamo i due pronto soccorsi pediatrico e chirurgico e abbiamo anche le specialità che io non ho mai visto in Africa: la neonatologia, la terapia intensiva pediatrica e l'oncologia. È la prima volta che in Africa mi trovo ad avere un reparto oncologico eh, con un unico un medico oncologo. Quindi, eh, quindi la mia esperienza diciamo di vita lavorativa e anche umana, qui in Italia sono a Papa Giovanni, in Africa, invece, quello che, insomma, quello che vi ho appena fatto vedere in poche fotografie è la realtà del Sud Sudan e la realtà della Repubblica Centrafricana. Quindi, alla domanda e al, al tema che mi viene chiesto di sviluppare la dignità nella salute in missione, ci ho riflettuto tanto, ma alla fine. Non trovo una grossa differenza. Eh, come già si è detto, ehm, abbiamo tre realtà, tre ospedali, ma dove eh, che nel con cioè con un contesti completamente diversi, però alla fine dove eh, vi si accedono nella stessa maniera persone che hanno bisogno di cure sanitarie. Quindi, secondo me, eh, nonostante i contesti siano diversi, le persone che vi accedono sono le stesse, sono delle persone che hanno bisogno di aiuto. Okay? Quindi sono persone malate con bisogni assistenziali da, a, cui, a cui rispondere. Eh, quindi non c'è molta differenza se io sono a Bangui, se io sono in Sud Sudan a lui oppure se io sono a Papa Giovanni. Sono un malato e quindi sono una persona che ha bisogno ehm, che ha un bisogno di salute a cui bisogna dare una, una risposta. Eh, quindi Secondo me dignità nella salute significa assistere ogni malato nel pieno rispetto del suo essere umano, okay? che alla fine è uguale, come, come ho già detto. Quindi dare dignità vuol dire rispettare la persona eh, nella sua storia okay? eh, e accettarla quindi senza pregiudizi, andando, andando al di là di tutte le differenze culturali che ci possono, che ci possono essere. Quindi, dare dignità eh, in termini umani, come ho già detto, secondo me non è difficile. Se scopriamo ogni giorno di essere degli strumenti, già è uscito prima. Alla fine siamo semplicemente, mi sento semplicemente un servo inutile, a volte eh, anche non sempre molto competente, ehm, a volte con tutte le difficoltà, con tutte le limitazioni che, che, po che possiamo avere. E secondo me, il fatto di essere cristiana. Eh, mi, mi aiuto un pochino, ok? Nell'altro, nel malato, io alla fine vedo il volto del Cristo sofferente, il volto di Cristo sofferente bisognoso di aiuto nella sua fragilità. Quindi è questo che io devo guardare. Quindi dobbiamo vedere l'altro come prossimo e io stessa in prima persona come prossima. Quindi alla fine non, penso che non ci sia grossa, grossa differenza. Ma allora qual è la differenza? Ok, se c'è una differenza... Queste sono fotografie che ho scattato con i bambini pigmei del, della Repubblica Centrafricana. E quando ho messo queste foto ho detto: cavoli, la differenza qua si vede tantissimo, non solo nel colore, però anche quella sui piedi. Vediamo che noi tre volontari abbiamo le scarpe, loro invece non ce le hanno, però va bene, fa niente. Era bella questa. Quindi, qual è la differenza? Eh, ragazzi, io vi chiedo scusa, non vi dico niente di nuovo. Eh, parto dalla mia esperienza. Eh, qui è una mamma in Sud Sudan con il suo bimbo prematuro. Se guardiamo i dati dell'OMS, eh, più del 60% delle nascite premature avviene in Africa e nell'Asia del Sud. Le cause della prematurità possono essere la giovanità, le donne che sono vittime di violenza, le infezioni quali l'HIV e... Il 90% delle 28 settimane, quindi di bambini che, che, che hanno 7 mesi, ok, nei paesi a basso reddito, non superi i primi giorni di vita. Io lavoro a Papa Giovanni in patologia neonatale e, e tante volte vedo. Vabbè. Non dico niente di nuovo qui, grazie ai mezzi, grazie al personale qualificato, eh, questi bambini di 28 settimane, quindi che hanno 7 mesi, ma anche di 27, di 26, riusciamo davvero a, sal a salvarli. Bambinetti che pesano 600 grammi, 700 grammi, riusciamo bene a salvarli. Quando mi trovavo a Bangui in neonatologia, sapevamo che questi bambini non avrebbero avuto più di 2 o 3 giorni di vita. Ok. Qui Bangui è bellissimo perché è un ospedale pediatrico e quindi una volta che sei davanti al bambino malato, una volta che il bambino malato non ha dolore, ha la sua mamma che gli vuole bene, ha qualcosa da mettere in pancia, il dolore, è, eh, diciamo che la malattia non riesce a percepire o ad essere consapevole del suo stato di salute. Lo è molto di più la mamma, la famiglia. Qui vi porto le fotografie di tre bambini. La prima purtroppo una brutta infezione alla gamba che ce l'ha portata via. Quindi non è sopravvissuta. La seconda bambina, quella in basso, è arrivata in coma a causa di una brutta malaria cerebrale. Siamo riusciti a salvarla. Il terzo bimbo con la benda all'occhio è un bimbo del reparto di oncologia, un piccolo un retinoblastoma. Eh, non so che fine abbia fatto questo bambino, sono andata via prima di sapere se, insomma, se è sopravvissuto oppure no. Il problema ad esempio del reparto di oncologia di Bangui eh, è che eh, abbiamo la possibilità di curare solamente tre tumori perché riusciamo ad avere i farmaci per tre tipologie di tumori. Tutti gli altri purtroppo eh, non riusciamo a dare una risposta eh, diciamo degna eh, e quindi alla fine eh, l'exitus è abbastanza evidente. A volte rimangono lì eh, da noi, a volte invece vanno nei villaggi e, e non c'è più niente da fare. Ancora vi voglio un attimino far vedere quale sarà il futuro. Cos'è successo a questa bimba Fatima in Sud Sudan? Abbiamo detto che il Sud Sudan è uno dei paesi più poveri del mondo, secondo questa scala di indice di sviluppo umano. E adesso vi do ancora alcuni dati. Alla nascita, questa bimba ha avuto la possibilità o il rischio di morire. È viva, è sopravvissuta, quindi, non era all'interno di quei 40 su 1000 bambini che invece sono morti in Sud Sudan. È riuscita a raggiungere il primo anno di vita, quindi, non faceva parte di quei 63 bambini che su 1000 sono morti. È andata avanti, Ok. È riuscita anche a sopravvivere ai primi cinque anni di vita. In Sud Sudan abbiamo una media, un rischio di morte sotto i cinque anni che è del 97%. In Italia ne vogliono solamente tre. Eh, C'è il discorso della malnutrizione che, che colpisce ancora tanto i paesi in via di sviluppo. Questo dato mi ha, mi ha lasciato abbastanza disconcerto. Come si dice? Utilizzare i servizi igienico-sanitari, noi quasi tutti li abbiamo, lei invece ha la possibilità del 15%, e di morire ancora di diarrea in Africa. Ma lo sappiamo tutti: per quello che mi dispiace se dico cose che sapete già, eh, in Africa c'è ancora un'altissima probabilità di morire a causa di malattie legate appunto alle scarse condizioni igienico-sanitarie. Non è ancora giovane, quindi non è ancora gravida, ma una volta che sarà gravida l'OMS richiede almeno quattro visite prenatali e in Sud Sudan c'è solamente il 17% delle, 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 delle gravide che riescono a completare le quattro visite prenatali. I motivi sono tanti, non c'è magari il personale qualificato l'accessibilità alle strutture sanitarie, quindi i motivi sono veramente svariati. Questo forse è il dato più, più brutto, quando dovrà partorire a rischio di 1.150 su 100.000 nati vivi di morire a causa del parto. Okay. E questi sono dati abbastanza recenti del 2020 dell'OMS. Eh, chiedo scusa eh, per l'analfabetizzazione, la possibilità di concludere il ciclo primario e secondario è solamente del 20% per i bambini del Sud Sudan. Il mese scorso ho ricevuto queste mail di una mia amica dottoressa, un chirurgo pediatra che, lavora, che ha lavorato con me in Sud Sudan e attualmente è a Pogeuni in Sierra Leone e mi raccontava che a causa della guerra ucraina eh, lei fa tanta fatica e non ha più il carburante per poter far funzionare l'ambulanza, quindi noi stiamo vivendo di nostra, sulla nostra pelle le conseguenze negative eh, del, di questa guerra terribile e l'Africa anch'essa ne sta pagando forse ancora le conseguenze più, più brutte. A Pugeun il Kuam appoggia un ospedale pediatrico eh, materno-infantile, quindi lei è giù. E si occupa della chirurgia, fa praticamente normalmente i tagli cesari. E, a 1 -Un c'era una sola ambulanza eh, e questo, il progetto prevedeva che questa ambulanza andasse su chiamata a recuperare le donne gravide nei villaggi in maniera tale da ridurre quel ritardo evitabile e potesse, che potesse far sì che la mamma, la, la gravida, arrivi in, in ospedale e quindi ridurre la mortalità materna. Non essendoci più il carburante o essendo molto limitato, il carburante viene utilizzato per i generatori, per, 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 per l'ospedale, e quindi l'ambulanza è ferma. E lei dice che ultimamente non ha mai visto così tante morte materne e le donne arrivano davvero in condizioni talmente tanto stremate che a volte lei deve solamente constatare la morte. È in 15 anni che lei è in Africa non avevo ancora mai visto eh, queste cose. Quindi la differenza, eh, se ne è già parlato un pochino prima, qual è la grande differenza? Eh, la differenza è la povertà, si chiama, la differenza si chiama povertà. Questa penso che sia una cartina che ormai conosciamo tutti, è una cartina che modifica il mondo e questa che vi, off che vi propongo è quella sulla povertà vista da diverse dimensioni, quindi mh, mette insieme il discorso della salute, dell'istruzione, del tenore di vita e modifica il mondo, i paesi del mondo, secondo appunto queste, mh, queste dimensioni. Dove vediamo i paesi che sono più grossi significa che sono i paesi più, mh, più poveri. Ok? Quindi la grossa differenza è la, è la povertà e secondo me povertà e malattia vanno un pochino a, a pari passo. Ehm, quindi la cura sanitaria e la possibilità di dare dignità nella salute eh, va un pochino a pari passo con il eh, discorso della, della povertà. Noi come operatori sanitari in Africa eh, ci troviamo a vivere un contesto. La gente vive un contesto di privazione, okay? condizioni igienico-sanitarie scarse, carenza di cibo, di acqua, analfabetismo, guerra, corruzione, violenza. Quindi manca un sistema sanitario, mancano a volte gli ospedali, o ci sono o sono inesistenti, o ci sono, ma sono distrutti. Quando ero in Congo, sono stata in Congo con Medici senza frontiere. E mi ricordo che si andava a fare. A fare a avere, a, andavamo nei villa, andavamo nei dispensari e c'era un dispensario che era stato completamente distrutto dai, dai ribelli e si andava una volta ogni 15 giorni. Dovevamo mandare prima l'avviso che saremmo arrivati, e la gente fin quando non eravamo lì, eh, non usciva dalle case. Quindi si arrivava e sembrava un, un paese, una città completamente morta. E noi poi ci mettevamo a fare le nostre attività di prevenzione e di cura fuori perché il centro di salute era praticamente completamente, completamente distrutto. Quindi diciamo che la situazione in Africa per poter rispondere, per poter dare dignità nella salute non è, non è, sicuramente, non è sicuramente facile. Altro grosso problema in Africa è l'accessibilità. Vi ho detto prima che per poter arrivare io all'ospedale di lui ci impiegavo tre giorni. Durante la stagione delle piogge, queste sono delle fotografie del Sud Sudan, eh, le strade sono completamente distrutte, cioè eh, non si possono percorrere. Quindi immaginate voi, vista dal punto di vista dei malati, eh, abbiamo un ritardo nelle cure, una rinuncia nelle cure. Eh, due, an due anni fa, eh, vi faccio un esempio, quando c'è stato il covid avevamo ordinato un container di farmaci il container è arrivato un anno dopo e i farmaci erano tutti scaduti quindi diciamo che non è, non è facile però si va avanti e si spera in meglio quindi povertime alla fine il binomio cioè per parlare di dignità nella salute ho parlato tanto di povertà, quindi malattia e povertà sono un binomio che, sono, che, 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 non, possono essere, che non possono essere separati. Eh, la povertà condiziona la malattia e la malattia è condizionata a sua volta dalla povertà. In Africa ci si scontra quotidianamente con situazioni di povertà, di fragilità, di speranze che vengono disattese a volte per la mancanza del semplice necessario. Eh, quando, ci, quando ci, ci si è rotto l'apparecchio la, di radiologia non potevamo più fare radiografia ai nostri bambini, quindi i medici eh, beati, cioè, bravi loro, andavano, cioè, bisogna trovare un po' di creatività, bisogna portare pazienza, aspetti per tanto tempo un pezzo e non ti arriva, eh, devi cambiare terapia perché non hai più quel farmaco. Eh, si scende tante volte purtroppo a, a, a compromessi. Quindi, secondo me, dare dignità nella cura vuol dire anche dare dignità nella povertà, quindi l'ho tradotto un pochino, dare dignità nella povertà, ok? Quindi da parte di noi operatori sanitari, l'ho già detto, l'assistenza diventa più difficile, più complessa, si scende a compromessi, ci vuole tanta pazienza, questa fotografia è bellissima, questa qua in neonatologia a Bangui, allora a Bangui, unico ospedale pediatrico in tutto il paese, non possiamo chiudere i reparti. Cioè, qui al Papa Giovanni eh, abbiamo 35 posti letto, i 35 posti letto sono occupati, chiudiamo, andate a Seriate, andate a Treviglio, andate da un'altra parte. A Bangui ragazzi abbiamo dovuto inventarsi e mettere i bambini sul carrello, scendere a compromessi dal punto di vista infettivo. L'abbiamo fatto solo una volta. Eh. No, però sono degli esempi che d'altronde... Quindi no, La cosa importante, è quindi, cosa fare? Eh, dicevo il nostro medico del CUA: non smettere di preoccuparsi, ok? Quindi, non scendere a compromessi, nel senso, cioè scendere a compromessi, ma non scendere a compromessi, nel senso, vabbè, il fatalismo che diceva prima Andrea: no, eh, non dobbiamo vabbè, sederci, vabbè, siamo qua in Africa, non possiamo fare niente. No, continuare a sperare che qualcosa si può fare, quindi, continuare a preoccuparsi. A, a lavorare insieme a esserci, eh? Eh, quindi esserci e preoccuparsi. ok? Io finché riuscirò, andrò giù, Andrea. <ride> Nel senso è vero quello che dice lui. Eh? Eh... <ride> no, è vero quello che dice Andrea. Che è importante che siano loro i protagonisti della loro storia, eh, che siano loro i protagonisti della loro storia. Io come infermiera ehm, penso che bisogna dare dignità e bisogna dare diritto alla salute. Eh, la cart nella cartina prima non ho commentato, ma c'era eh, il diritto alla salute o privilegio di pochi. Il diritto la salute deve essere un diritto di tutti, okay? non un solo un privilegio di pochi. Quindi io come infermiera mi sento di, di dover rispondere a questo mandato, per quello che vado in Africa. <ride> Vabbè, quindi ehm, continuare a sporcarsi le mani con loro, perdersi tra la gente, ritrovarsi e continuare a essere servi inutili, eh, perché ognuno fa giusto il suo pezzettino, per fortuna che, che ci siamo e per fortuna che ognuno mette il proprio pezzettino, nella sua piccolezza, nella sua semplicità e con tanta umiltà. Perché noi siamo, io mi, mi sento molto fortunata di essere nata qui in Italia, ok? Chi sono io? Non sono nessuno. Se fossi nata in Africa avrei, vivrei le stesse problematiche che stanno vivendo loro, ok? Quindi, secondo me, dignità nell um bisogna rispettare l'altro in quanto persona, in quanto essere umano e basta. E camminare con loro significa quindi formarsi insieme, prepararsi e puntare a, que a quella famosa qualità delle cure. Ok? Non perché sono in Africa, ok? Adesso scendo a compromessi, però eh, l'anno prossimo devo cercare di far sì che i farmaci ci siano o bisogna creare le basi perché anche qui ci possa essere davvero dignità nella cura. Questa è bellissima. Questa è una foto che abbiamo scattato in Sud Sudan. Nell'ospedale di Iro, non di lui, che è un altro ospedale del QAM, e come vedete, insieme al letto del malato, c'è anche la bella capretta. Quindi, se... <ride> Quindi, secondo me, dare dignità nella salute significa anche dare dignità ai luoghi. Okay. Questa è la sala operatoria che abbiamo riabilitato e mi ricorderò sempre: quando abbiamo fatto l'inaugurazione, eh, la gente ci chiedeva: Ma quando partite, la portate via con voi? No, è... Quindi, dando dignità ai luoghi, secondo me si riesce poi anche a lavorare meglio, dare dignità allo staff e quindi, dare dignità anche alle persone che accedono per, perché bisognose di cure. Io ho finito. Spero di essere stata un pochino chiara, di aver sviluppato un pochino. Vi lascio, due... Vi lascio con due frasi che mi stimolano e mi aiutano a tirarmi sulle maniche e a... e a camminare, a pedalare. Una è La salute è un diritto umano. Nessuno dovrebbe ammalarsi o morire solo perché è povero o perché non può accedere ai servizi di cui ha bisogno. E l'altra. Finché la povertà, l'ingiustizia e la grave disuguaglianza esistono nel nostro mondo, nessuno si può davvero riposare. Vi ringrazio, vi auguro buon cammino. Ringraziamo Mariangela, le facciamo gli auguri davvero perché possa quanto prima partire, non sappiamo quando, ma sicuramente. L'intervento che Prende spazio ora di Monica, Monica Gaspari, che ha avuto la possibilità di vivere più di una volta un'esperienza in missione con i padri Comboniani, in modo particolare a Corgocio, luogo che probabilmente molti di voi hanno, di cui hanno sentito parlare perché è resa famosa da Alex Zanotelli. Ma le abbiamo fidato anche questo intervento, soprattutto perché. Ha avuto la possibilità di riflettere su questi temi anche grazie alla tesi che lei stessa ha svolto per il suo dottorato, proprio attorno al tema della dignità. È stata poi anche in Sud Sudan, quindi, i luoghi che sono stati citati prima gli sono cari. E speriamo, non so se si può già dire o non si potrà dire, che prima o dopo riparta quanto prima, insomma, speriamo che ci sia ancora questa possibilità che sembra rendersi abbastanza concreta. A lei abbiamo chiesto di aiutarci a entrare proprio perché quello che ha svolto nelle due missioni è stato lavorare nell'ambito della scuola, perché è appunto una maestra, ma anche con ragazzi di strada e quindi riscoprire il tema della dignità all'interno della scuola ma anche in situazioni di marginalità particolare grazie nel mentre io farò scorrere vedrete alcune immagini dei suoi luoghi mi ha chiesto appunto di far girare queste immagini ce la fate ancora dieci minuti ce la fate sì resistete okay sarà molto selvaggio, eh, nel senso che le immagini che gireranno, gireranno giusto per darvi un'idea del sottofondo del dove si riferisce le cose che vi racconto. Comunque non era dottorato, era una, una tesi pure semplice. <ride> e, ok, leggo Dunque, vorrei parla parlarvi di quello che ho scoperto io sulla dignità personale e il contesto è quello di Corogocio. Corogocio è la quarta baraccopoli per popolazione a Nairobi, in Kenya. Lì ci sono stati cinque anni nel periodo tra il 2000 e il 2007, quindi sono passati parecchi anni e molte cose sono cambiate. Ad esempio è cambiato che a Corogocio non ci sono più i Comboniani, non c'è più una comunità né di Comboniani né di laici. Ci sono i padri che vanno a dire la messa, più o meno. E però sul tema della dignità, penso che rispetto anche ai feedback che continuo ad avere, non sia cambiato molto, devo dire. Perché mi sono stornando, mi sono fatta prendere, dal, prendere in mano questo tema della dignità? Perché nei nostri discorsi di comunità, noi vivevamo in comunità a Corgocio, erano comunità mista di laici e religiosi e spesso no parlavamo e quindi saltava fuori questa cosa no, importante è dare dignità bla 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 e uno dice e che cosa è e che cosa ce ne facciamo e come funziona tra l'altro eh, c'erano alcuni religiosi ad esempio che mettevano in, in eh, io rido ma non è uno scherzo è vero eh, cioè lo stesso vescovo di Nerobi aveva dei problemi a mandare dei religiosi a Corgocio perché diceva che non era dignitoso che i religiosi abitassero in un posto che è una baraccopoli. Quindi anche i religiosi stessi discutevano al loro interno per dire: Ma è dignitoso o meno noi come religiosi che stiamo lì. Per i laici, questo problema non c'era tanto a dire la verità. Non, non ci, so non ci faceva nessun problema, erano dei problemi legati alla sicurezza, erano dei problemi legati all'adattamento, ma non in quanto persone, non ci sentivamo, insomma, messi in difficoltà. Altri religiosi invece sostenevano che è proprio lo stare lì, abitare vicino alla gente, stare vicino alla gente, partire assieme alla gente che ci rende persone dignitose. Quindi la discussione è sempre stata molto animata a corgoccio. Comunque quando sono tornata nel 2007, tra i temi che mi sembravano importanti affrontare c'era proprio quella dignità. Ce n'erano anche altri, cioè i diritti ad esempio. Ad esempio mi chiedevo, o comunque ero molto perplessa, eh, ad esempio cosa vuol dire il diritto all'istruzione? o il diritto alla salute, è la stessa cosa. In un posto dove la scuola è, per... è un privilegio, nel senso che andare a scuola in Kenya vuol dire pagare le tasse scolastiche e chi non le ha viene mandato a casa. Nel 2004 Kibaki, terzo presidente del Kenya, ha fatto la campagna elettorale dicendo che le scuole sarebbero diventate gratuite. Infatti l'ha fatto. Le scuole iniziano a gennaio, le lezioni pure sono a gennaio, quando comincia la scuola a metà gennaio non c'era posto per tutti perché le scuole non c'erano, non c'erano. Cioè la scuola era diventata eh, gratuita, ma non c'erano. Quindi c'erano classi di 100 bambini, c'erano insegnanti pff, con i capelli in aria. E dopo un po' sono arrivate le tuitions, cioè non è gratuita, ma devi pagare qualcosa per, che ne so, l'uso dell'ambiente, il gesso, insomma. Quindi siamo ritornati al modello precedente. Quindi cos'è il diritto di istruzione quando è fondamentalmente un privilegio? Ehm, boh. Oppure cos'è il diritto all'abitazione quando... In situazioni come quella di Corogoccio, non si possiedono nemmeno le quattro lamiere in cui si abita e il governo può arrivare in qualunque momento e sgomberare per diversi motivi. C'è un progetto nel piano regolatore che prevede che questo posto diventi strada, diventi ferrovia, diventi... ci sono i fili dell'alta tensione, questo era il caso di Corogoccio, quindi sgomberiamo. <coughs> Eh, oppure altro tema che mi frullava in testa era il tema dei, mh, della giustizia cioè cos'è giusto, cos'è sbagliato i termini morali, la dimensione morale eh, è sbagliato rubare ok, va bene, è sbagliato rubare ma se io rubo perché devo dare da mangiare ai miei figli o se io mi prostituisco perché devo dare da mangiare ai miei figli o se io ho fatto cioè, permetto che mio figlio non vada a scuola perché comunque ho bisogno che vada a lavorare, magari mi porti a casa qualcosa. Quindi il tema era, cioè, le categorie etiche vanno bene in Italia, Bergamo, o vanno bene ovunque? Sono universali o sono situate? Sono contestualizzate e riguardano il mettersi in relazione o sono assolute? quindi a Corogocio sono tutti dei disgraziati. Insomma, un bel insieme di interrogativi ai quali, ai quali poi in realtà con il lavoro di ricerca che ho fatto poi nel 2014 ho dato un po' di forma e in questo caso, anche in questo caso, gli abitanti di Corogocio mi hanno aiutato a, a capirci qualche cosa. Quindi sono tornata lì nel 2014 per questa ricerca e il tema era come loro autodefin si autodefinivano in termini di dignità, quindi la loro percezione della loro dignità. E in 200 interviste, una cosa così, insomma, tra persone di diversa provenienza, nel senso di diversa provenienza, di, nel senso di genere, in senso di età, in senso di condizione economica, insomma un bel misto di cose. E le loro risposte mi hanno decisamente spiazzato mi aspettavo tutto meno che quello, molto concordi: più del 75% d'accordo su questa idea generale, e praticamente loro dicono che eh, vabbè, io mi aspettavo, mi aspettavo che dicessero: no, per essere dignitosi bisogna avere un'istruzione, una casa, un lavoro, un ospedale, bah bah bah. e invece no, loro mi dicono che la dignità. È praticamente legata al comportarsi bene rispetto agli altri. Cioè mi dicono che la persona dignitosa è quella che non ruba, che non uccide, che non mente, che non va in giro a dire fregnacce sugli altri. La gente di Corgoccio che tendenzialmente è stigmatizzata, cioè tu le dici vai a Nairobi a cercare lavoro e dici vengo da Corgoccio, no, non pensarci neanche. Lo stigma è altissimo, ma fondamentalmente Corgocio è pericolosissima, nel senso che chiunque passa di lì e non sa esattamente dove sta andando, perché è lì, quale quartiere sta attraversando e chi sono quelli che sono sulla strada, rischia decisamente molto. Quindi è uno stigma legato al contesto, perché il Corgocio è governata dai ladri fondamentalmente, ma non gli abitanti. Gli abitanti sono persone che... Dopo mille eh, tentativi hanno fallito tutti, sono caduti nello spirale della povertà più nera e quindi tendenzialmente usano la discarica per sopravvivere, perché la discarica unica cittadina è di fronte a Corgoccio, si attraversa il fiume e si è di là ed è il modo per sopravvivere, si va a raccogliere quello che si può raccogliere, lo si pulisce nel fiume inquinato che passa lì e lo si rivende. Quindi, è l'ultimo anello delle possibilità che Nairobi offre. Calcolate che Nairobi, 6 milioni di abitanti, l'80% abita in baraccopoli. La più grande, è Kibera, un milione di abitanti, nel cuore di Nairobi. Giustamente, Alex diceva sempre: Nairobi è una città eh, di apartheid economico, e lo si vede, lo si vede benissimo insomma. Sempre tornando alla nostra ricerca, ancora di più sono stati capaci di dire gli abitanti di Corogoccio, veramente. La dignità, dicono, dicono tro, eh, concludo insomma, do, da, date le loro, eh, ha un carattere relazionale, certo, perché se io rubo, rubo qualcuno, se io mento, mento qualcuno, c'entra con il come mi relaziono con gli altri. Quindi la dignità dipende dal tipo di relazione che costruisco con gli altri e, ancora insistono, è anche bidirezionale, cioè non esiste un dialogo se non è bidirezionale, non esiste un riconoscersi dignitosi se non è bidirezionale, non può essere che io sono una persona dignitosa nel mio io nascosto, chiuso e ermetico. Lo, è, lo sono nei confronti degli altri nel come mi relaziono con gli altri quindi la, la dignità si dà e si riceve secondo gli abitanti di corogocio nel mentre si realizza un dialogo cioè nel mentre c'è uno scambio nel mentre ci scambiamo delle parole significative nel mentre ci conosciamo e ci lasciamo conoscere beh per me è stato abbastanza sorprendente devo dirvi e mi è piaciuto anche molto e... due parole su corgoccio vi ho già detto appunto circa 100.000 abitanti chi ci arriva e perché non, ha, non hanno funzionato altre soluzioni la presenza della discarica come occasione economica e io lavoravo con i bambini di strada noi facevamo un calcolo che circa 10.000 bambini di strada che c'erano in città e che tornavano solitamente poi a Corogoccio a dormire o andavano in discarica a lavorare, arrivavano da Corogoccio insomma. E la comunità cristiana di, di St. John, che è quindi la comunità cristiana che stava dentro la baraccopoli, che non era parrocchia, dipendeva da una parrocchia vicina di Comboniani, e aveva attivato dei progetti prima in strada, quindi il Bomber Rescue Center, per i bambini che lavoravano in discarica, il Corogocio Stricidium Program, per i ragazzi un po' più grandi che erano quelli che venivano a dormire la sera e poi dopo un po' di anni nel 2007 un progetto fuori Corogocio come luogo un po' per uscire per le situazioni insomma un po' più complicate e per uscire da Corogocio e dare una visione del mondo anche alternativa rispetto alla vita, alla vita a Corogoccio. Ecco, caratteristica di tutti i progetti di Corogocio era che erano gestiti dalla comunità. Cioè, anch'io che ero lì, e io sono andata con l'Acri, che è il parallelo del Celim, per la diocesi di Trento. E praticamente eravamo due, io e Claudina. Claudina si occupava dei progetti economici e mi occupavo dei bambini in strada. Ma nessuno di noi ha mai assunto dei ruoli. Cioè, i ruoli erano assunti dalla comunità, c'era il chairperson, quindi il direttore della, della, della cooperativa, diciamo così. C'erano i social workers, che erano social workers locali, i responsabili dei social workers. Noi, nel progetto economico, idem, c'era il chairperson della cooperativa, il tesoriere. Cioè, la funzione che avevamo noi era una funzione di consulenza, accompagnamento, vicinanza incoraggiamento anche perché noi non capivamo niente, capire una realtà complessa come quella di Corogocio, ma non capivamo niente. Ce la raccontavano loro. Infatti se io guardo a quegli anni vedo un progressivo 5 anni alla fine capivo ancora poco, però qualcosina capivo, infatti mi rendevo anche più conto di quanto fosse pericoloso per la gente abitare in quelle baracche soprattutto di notte perché poi capivo quello che succedeva all'inizio capivo più o meno insomma mi sembrava di, eh sì ok sto attenta quando cammino eh, invece <ride> era molto più complicato e chiaramente eh, prima si parlava in, in Kenya si dice tuende in Malawi tiende ok c'entra conoscere la lingua c'entra riuscire a parlare direttamente con le persone. E questo è una chiave fondamentale. Non si fidano, non si se tu vai a Khorogosh e parli inglese, non si fidano. Cioè ti raccontano quello che molto probabilmente eh, tu ti aspetti che loro ti raccontino. Punto. Certi capiscono in due secondi, hanno capito chi sei, hanno capito cosa vuoi che, tu, che, cosa vuoi che, che ti dicano e così. E... Invece una relazione, insomma, che è un po' più profonda, passa anche dalla, dallo sforzo di imparare una lingua che magari in, in Europa non ci servirà mai, ma che è l'unico modo, anche perché anche noi in Bergamasco diciamo delle cose un po' più profonde. Alcune cose le riusciamo a dire solo in Bergamasco, in italiano alcune cose non riusciamo neanche a trovare le parole giuste. È lo stesso per loro. Cioè la lingua, che poi il Chisolino non è anche originale, però voglio dire la lingua. A Korogoccia si parla Kiswahili perché a Korogoccia è l'unica baraccopoli di Nairobi dove le diverse comunità convivono. Quindi è anche per questo che è la più esplosiva, perché ci sono i Luo che parlano la loro lingua, ci sono i Kikuyu che parlano la lingua, ci sono i Kamba che parlano, non ci sono i Masai, perché i Masai non resisterebbero mai in quattro lamiere in un ambiente così affollato. Stanno nelle zone, della, della, insomma, con le, con, le, con le vacche, loro assolutamente hanno bisogno di spazi. E, però a Coro il Kiswahili alla fine è la lingua che permette di comunicare proprio perché le comunità che ci abitano parlano lingue diverse quindi il Kiswahili è, è la lingua. Ok, la finisco qua e vi dico quattro esperienze che secondo me c'entrano con il tema della dignità. <coughs> Allora, Bomba Rescue, Rescue Center, vi ho detto era il progetto vicino alla discarica dove c'erano dei bambini che lavoravano in discarica e ad un certo punto sono arrivate delle donne keniane che facevano parte di un'associazione che si chiama Soroptimist, un'associazione di persone che hanno una certa posizione sociale. E hanno carriera insomma, c'erano attrici, c'era anche la mh, ministra della, della, della salute del periodo. Insomma, erano persone facoltose con una certa. E ci hanno seguito per parecchio: eh? per parecchio tempo venivano al Buomale. Per loro venire al Buomerchio Center. Guardate, era un, un, una cosa che non avrebbero mai immaginato nella loro vita perché voleva dire entrare nella discarica. E, eppure venivano, venivano, e poi avevano fatto un progetto di piantagione di alberi, insomma qualcosa. Vangari Matai era pure parte di questa associazione. Boh. A un certo punto, al Bomeresco si facevano diverse attività, una di queste era eh, danze tradizionali. I bambini erano diventati bravissimi, le donne hanno visto che questi bambini erano bravissimi. Allora quando hanno avuto il loro... Meeting internazionale di Soroptimist e eh, hanno invitato i bambini del Buomo Center a mh, far vedere le loro danze tradizionali. Quindi noi andiamo con il pulmino pagato da Soroptimist in città, eh, entriamo nell'Intercontinental Hotel con vetri, eh, di tutto, tappeti, lu luci dappertutto, lusso, bon, bambini tranquilli vanno nella loro sala, fanno la loro performance e poi come regalo avevano eh, che sarebbero andati a, a dormire in un ostello e a mangiare in questo ostello. Quindi il giorno dopo, allora, cosa che vi è piaciuto? Voi cosa direste? Mangiare? Che cosa? la carne per cioè una volta potevano mangiare tutta la carne che volevano questo era ragazzi di corgocio quindi scale di valori cosa è bello cosa è brutto cosa è importante cosa non è importante ecco loro questo era importante di poter mangiare quanta carne volesse secondo episodio Ragazzi più grandi, quindi Corgoccio Sigil Program, facevamo una riunione settimanale e quindi ci trovavamo in questo posto, un posto abbastanza com complicato. E parlavamo di progetti, progettazione, allora come vedete tra dieci anni, come possiamo fare per progettare la nostra vita e che cosa riuscite ad immaginare del vostro futuro. Pan. Tre colpi d'arma da fuoco, ci sentiamo fortissimi. I ragazzi scappano, escono, vanno a vedere chi è. È il loro amico Gitao che è stato ucciso dalla polizia perché a Corgoccio si può ammazzare senza eh, semplicemente perché una persona non si ferma all'altro, c'è questo potere della polizia. E Ghitao quella sera o non si è fermato, o alla polizia faceva comodo dire che non si fosse fermato. Quindi rientriamo, dopo che insomma, abbiamo visto queste cose, rientriamo eh? e un, un ragazzo si gira e mi dice allora adesso hai capito perché facciamo fatica a progettare, il nostro progetto è arrivare vivi domani mattina e okay, ancora un'altra una volta, figurace, dici caspita, entrare, mettere le scarpe degli altri, capire, vedere con gli occhi degli altri, Stare lì, ascoltare, vedere, patire insieme, non c'è soluzione, altra è così. Ok, quarto episodio, NGO italiana che viene al Bomareschio e dice: Vogliamo educare i vostri bambini, bene. Ok, vogliamo parlare di educazione alimentare, bene: i bambini della Scarica hanno bisogno di educazione alimentare perché. Solitamente si sì, mangiavano qualche cosa al Bamareschio, però voglio dire, alla discarica trovano il cibo. Il cibo preferito dei bambini di, del Bamareschio Center sono quello che gli aerei depositano dopo i viaggi. Quindi i formaggini, i cracker, quella roba lì era il massimo per i bambini. Lavati, c'era anche una signora, coraggio che li vendeva, li lavava, li vendeva e insomma in Africa non c'è tanto formaggio a coroaccio tutti conoscono i formaggini perché è una cosa comune ok quindi noi diciamo magari un po di educazione all'igiene sì sì, sì 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 ok educazione alimentare la dieta bilanciata mm. <ride> e non è stato facile spiegare a questa infermiera keniana Mandata da un'Engio italiana che non era quello il punto, non è stato facile perché anche a Nairobi non capiscono cosa succede a Corogocio, c'è cioè, chi abita sull'altra strada non ha idea che a Corogocio si mangia forse una volta al giorno, forse che i bambini vanno volentieri a scuola perché c'è il pasto e che poi possono portarlo anche la mamma e che infatti arrivavano quel sacchetto separato per mio fratello. Quello piccolo, quello grande, la mamma, la nonna e quello era il pasto che portavano dalla scuola. Ancora una volta, i progetti a volte ci mettono come in una gabbia, cioè dobbiamo fare quella cosa lì, siamo pagati per fare quella roba lì e no, ci accorgiamo che la realtà è un'altra. Abbiamo in mano una fotografia sbagliata. E. Bisogna, bisogna cambiare il progetto, non possiamo chiedere alla realtà di adattarsi, eh? Siamo noi che dobbiamo adattarci alla realtà. Ultimo, come si dice, caso. Questa volta andiamo in America. Allora c'era un padre, non so se Holy boh, qualcosa, Sacred Hearts, americano, fa da Ryan quindi. Abitava in una parrocchia vicino a Corgocio e a un certo punto un gruppo di giovani si sono animati americani di non so dove Filadelfia, quelle zone là di aiutare i, il Bomareschio Center bene, ok giovani, giovanissimi 20, 22, 24 anni e sono una, non arrabbiate voi <ride> là in fondo vabbè Arrivano e dicono, voi del Bomaresio Center avete bisogno di un dormitorio. I social workers si guardano e dicono, e dopo chi dorme qua? No, perché siamo in discarica, non so se avete notato che qua c'è la discarica, alla sera i ladri di tutta Nairobi vengono in discarica per nascondersi dalla polizia perché è off limits, chi è che dorme in discarica? No, no, no. Voi avete bisogno di un dormitorio, ok, va bene. E qualcosa d'altro? No, perché noi siamo sicuri che visto che i bambini di strada sono scappati dalle loro famiglie e quindi non hanno un posto per andare a dormire, è troppo pericoloso dormire all'aperto. E quindi i social workers dicevano, ma veramente. Non so come dalle altre parti, ma a Corogocio eh, i, i bambini di strada non rompono mai il collegamento con la famiglia, anzi il nostro lavoro è quello che questo collegamento con la famiglia venga il più possibile mantenuto, anzi questo è il nostro principale obiettivo, non rompere i rapporti con la famiglia, perché dentro la famiglia il bambino ha un'identità, fuori dalla famiglia è perso, un tuniwatu. In Africa la comunità è quella che dà l'identità. Niente, avete bisogno di un dormitorio? Va bene, ok? Allora insomma si è cominciato a negoziare, diverse era... No? è finita in eh, pianti universali, nel senso che c'era il Chairperson, quindi il nostro Presidente, chiaramente di Corgoccio, che molto umilmente... Cercava di spiegare che grazie, grazie per questo dono, grazie, veramente grazie, però se magari facessimo delle aule invece che dei dormitori. E dall'altro canto i ragazzi che dicevano, ma com'è possibile che non vi accorgete del grande lavoro che abbiamo fatto? Abbiamo speso energie, abbiamo raccolto soldi, tempo. Per farvi un regalo e voi non lo volete. Dov'è la dignità? Avevano ragione i ragazzi, avevano lavorato tanto, è vero. Aveva ragione anche il chairperson a dire, però non ne abbiamo bisogno, anzi se voi ci fate questo regalo ci fate un casino. Non ce la facciamo più a gestire il centro. Poi... È andata così in realtà poi i ragazzi hanno accettato di fare delle due aule insomma per le attività dei bambini per cui alla fine è finita bene ma anche qua la morale ma dov'è la dignità va trovata nel dialogo nel capirsi cioè, comunque chi conosce la situazione sicuramente è chi abita lì più che chi arriva da fuori e questo c'entra con il fidarsi vado avanti Dunque, finisco. E... Bam, bam, bam. Coragoccio sicuramente ha lasciato un segno profondo nella mia vita, anche perché quando sono tornata, cioè poi non capivo mica tanto bene dove fossi arrivata in Italia, cioè facevo un po' fatica, eh. E ero piuttosto spaesata. Però, sinceramente, dopo parecchi anni che sono venuta via da lì, ci ho riflettuto, ho fatto il mio percorso di riabilitazione, ho studiato soprattutto. E oggi posso dire che, per fortuna, sono stata a è la mia fortuna. Ho imparato un altro punto di vista da cui leggere il mondo e penso che questo sia impagabile. Fine. <ride> Grazie, Monica. Anche perché non so se ci siamo accorti, c'è stata una sorta di inclusione dall'inizio alla fine. Siamo tornati sullo stesso tema: no? e la relazione tra Dio e uomo è ciò che dà significato a Dio e all'uomo stesso. E Monica, che alla fine ci diceva, è la relazione tra le persone che recuperano quel senso di dignità che è vero, si riscopre nell'uomo, non va data perché è insita in ciascuno di loro. Prima di terminare permettete di rinnovare la gratitudine a questi testimoni, Padre Luigi, Monica e Mariangela e prima all'intervento di Don Massimiliano e Andrea. Perché hanno portato effettivamente significato al convegno di quest'anno, che come sapete prosegue domani. Domani in mattinata e nel primo pomeriggio vivremo il convegno con i ragazzi. E dopo tre anni riviviamo il convegno con i ragazzi, per cui eravamo abituati a numeri a folle oceaniche. Sicuramente non saranno così, però, il fatto di ripartire con il convegno dei ragazzi davvero è un momento per noi importante per aver la possibilità di educare i nostri ragazzi al tema della missione, al far sì che ci interessi il mondo. Il titolo per se per noi adulti era Missio Dignitas, per i ragazzi domani sarà Ci piace il mondo intero. Vi chiederei due attenzioni precise prima di lasciarci e di salutarci. All'interno della cartelletta avete trovato la scheda di iscrizione È se gentilmente la compilate, tutti anche i ragazzi che stanno facendo il percorso per la partenza di quest'estate, segnalando se fate parte del gruppo giovani, del gruppo adulti, del, dei gruppi missionari. Mariangela non segnare il gruppo giovani, eh? no, non fai parte del gruppo giovani, mi raccomando. Una attenzione per i gruppi missionari, i responsabili dei gruppi missionari, per favore un attimo di attenzione. C'è stata data la possibilità di ritirare del materiale etnico da una realtà, forse qualcuno di voi la conosce, si chiama Ori Oriental Trading di Stezzano. Vi proporremmo questa cosa venerdì prossimo, 10 marzo. Per chi è interessato ci ritroviamo in quel luogo, eventualmente scrivete al centro missionario un messaggio, vi diciamo il punto di ritrovo e così via, per capire insieme se vogliamo fare questa operazione di ritiro tutti insieme del materiale e poi suddivisione del materiale. Per quanto riguarda invece altri due brevi avvisi, avete trovato all'interno della cartelletta due semplici presentazioni di due iniziative. Sapete che il 24 marzo viviamo la giornata di memoria per i martiri missionari. Ecco, in questa occasione la vivremo insieme a una realtà che si chiama Fileo, che vede Caritas, centro missionario, migranti insieme, la vivremo a San Paolo d'Argon. Sarà un momento di via crucis, ma anche per noi di ricordo di questa occasione di memoria per i missionari martiri. Ancora, ancora due brevissimi avvisi e poi davvero ho finito. Sempre nella cartelletta trovate la presentazione di un progetto, è uno su tanti, questo però ci terremo in modo particolare. Tra di voi ci sono alcuni ragazzi che quest'estate faranno l'esperienza in missione. Quest'anno però la diocesi e tutti i giovani cattolici sono inviati, invitati a partecipare alla giornata, alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Noi abbiamo invitato i giovani delle nostre missioni. Ecco, questa operazione è un'operazione piuttosto grossa perché... Se Dio vuole, e tutto va come dovrebbe andare, saranno 25 i giovani cubani, 38 i giovani boliviani e 7 i giovani ivoriani. Ecco, noi diamo un aiuto a qualcuno, gli altri devono trovare il modo di venire e sembra che l'abbiano trovato perché, appunto, se ci sono tutte queste iscrizioni. Per cui. Però chiederemo anche a voi un aiuto, quindi di aderire a, questo, a questi progetti e a questo progetto proprio per aiutarci a poter realizzare l'aiuto per partecipare alla giornata mondiale da parte di qualcuno. L'ultimissimo avviso, questo è rivolto ai giovani che stanno facendo l'esperienza di missione, l'esperienza breve di missione, sapete che tra due settimane avremo la convivenza 18-19, per cui... Vi invieremo tramite il gruppo che abbiamo fatto in WhatsApp i dati dove ritrovarci, l'idea sarà quella di trovarci al solito orario, probabilmente al centro missionario e poi insieme ci trasferiremo, vivremo tutto il sabato pomeriggio, la notte e poi la domenica fino a metà pomeriggio insieme con due possibilità per la notte, qualcuno di rientrare a casa e qualcuno invece di condividere anche quel momento insieme. Vi invieremo però tutto tramite messaggio. Ho concluso davvero, grazie mille per la vostra partecipazione, grazie al gruppo dei giovani e a quelli del centro missionario che ci hanno dato la possibilità di seguire. Buon rientro a casa e buon convegno per i ragazzi domani. Grazie ancora.